prima di procedere con i lavori è mio compito anche dare qualche indicazione di carattere organizzativo. Chiamiamolo organizzativo, ma come sapete, come molti di voi sanno, Alleanza Cattolica non riceve alcun tipo di finanziamento pubblico. Gli unici finanziamenti sono le donazioni volontarie dei militanti, dei soci, degli amici. Quindi l'invito è l'occasione, colgo questa occasione per invitarvi a sostenere le nostre attività, se le gradite ovviamente, nella maniera che è indicata un po' in quella lettera che trovate nella cartella, diciamo privilegiando prima di tutto l'abbonamento a Cristianità, che non è una grossa cifra, sia al cartaceo eventualmente e a quello informatico, insomma, che costa ancora meno, non sono grosse cifre, credo che una pizza e una birretta è la spesa annuale che vi toccherà fare. Poi ci sono varie indicazioni all'interno della cartellina, oppure potete anche lasciare un'offerta se volete nei punti di ritrovo di raccolta che sono all'ingresso. Questo lo devo all'associazione perché mi pare ovvio che se vogliamo continuare a vivere, no, bisogna anche in qualche modo, oltre che il volontariato dei militanti, cioè bisogna anche sostenere in qualche modo queste attività. E credo che si debba anche dal punto di vista morale, ecco, non si può soltanto utilizzare un'associazione o una realtà culturale per quello che può dare senza dare poi nulla. Chiaramente a seconda delle proprie possibilità, c'è chi dà contribuendo al lavoro dell'associazione, chi dà propagandando le sue tesi e chi invece non può fare né l'uno né l'altro, perlomeno può dare un aiuto economico. Grazie. Ora passiamo, superato questo ostacolo, passiamo al tema che tratteranno gli illustri oratori in questa occasione. Il tema di Fatima e la Russia ovviamente sono collegati, avete sentito l'omelia per chi era assistito alla Divina Liturgia questa mattina, un pensiero mi è venuto durante la Divina Liturgia, poi l'ha ricordato il sacerdote nell'omelia, ma padre Romano Scalfi, che chi lo ha conosciuto ha potuto apprezzare sia l'umanità sia anche la santità personale, e che siamo sicuri sta celebrando la Divina Liturgia, quella in senso pieno, insieme ai cherubini, ai serafini e così via. E quindi, però questi che vanno via non ci abbandonano totalmente, normalmente uno sguardo su di noi lo lasciano sempre, per cui anche sui nostri lavori credo che uno sguardo approvante di padre Romano ci sia. Il tema, dico, è un tema di estrema attualità, non è un ricordo nostalgico di un qualcosa avvenuto 100 anni fa, e vi voglio leggere, perché chiaramente io non è che sia un'autorità in questo campo né in nessun altro, ma un brano dell'omelia che ha tenuto a Fatima mercoledì 13 settembre alle 10 il cardinale Mauro Piacenza, penitenziere maggiore di Santa Romana Chiesi. Semplicemente un brano. Ringrazia la Vergine per tante ragioni, e diciamo, il punto centrale a mio avviso è questo: grazie perché ancora ci ripeti fate quello che lui vi dirà in questo cenacolo d'amore che è Fatima. Le quattro dimensioni del messaggio di Cana, quella cristologica, quella profetica, quella eucaristica e quella mariana, palpitano nel contesto sponsale delle nozze. Sappiamo bene come esse ci rimandino potentemente all'alleanza della creazione, alla prima alleanza dell'Antico Testamento, nella quale Dio decide di fare di Israele la sua sposa, e all'alleanza definitiva in Gesù Cristo. Che cosa dice oggi, qui a Fatima, questo contesto sponsale alle nostre esistenze cristiane? Penso innanzitutto a due aspetti, uno personale e l'altro sociale, entrambi di particolare rilievo. Il primo credo possa essere individuato nella sponsalità di ogni anima con Cristo. Chiediamoci, le nostre anime sono sponsalmente unite al Signore? Vivono quella purezza necessaria
per presentarsi alle nozze dell'agnello, per presentarsi al banchetto eucaristico. Il secondo aspetto, quello sociale, riguarda il tremendo attacco al matrimonio che in tutto il mondo è stato sferrato come ultimo assalto del maligno. Come una lettera di Suor Lucia dos Santos chiaramente indica, l'ultimo attacco del demonio sarà sferrato alla famiglia, a quell'istituto naturale voluto dal Creatore, il quale maschio e femmina li creò, ordinando loro siate fecondi e moltiplicatevi. In questo attacco violento alla famiglia, che non ha precedenti nella storia, né dal punto di vista culturale, né sotto il profilo giuridico, si realizza quello che per il drago dell'Apocalisse, cioè per il demonio, è l'anticreazione. Il demonio, che è la scimmia di Dio, vuole imitare il Creatore, al contrario, convincendo gli uomini del fatto che l'anticreazione possa essere più bella, più gradevole e in definitiva migliore della creazione di Dio. E in cosa consiste questa anticreazione? Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, lo ha posto in quella irrinunciabile relazione di unità duale tra uomo e donna che è presupposto indispensabile della vita. Il demonio, nella sua anticreazione, vuole distruggere l'uomo, annegandolo nella cultura della morte. Non contento di questo, Satana vuole distruggere anche il luogo nel quale questa vita vibra, si comunica e viene educata, la famiglia. All'anticreazione che si realizza nella soppressione della vita, fa eco l'anticreazione che si realizza nella distruzione culturale della famiglia. Compiere la volontà di Dio, discernere i segni dei tempi, significa per noi oggi, qui a Fatima, resistere. Resistere con la forza della fede e della carità. Siamo convinti che nulla è più profetico, più moderno, più anticonformista che difendere la vita, la famiglia, l'educazione, riconoscendo come queste oggi siano le vere emergenze. Carissimi amici, un giorno il mondo ringrazierà la Chiesa per aver difeso senza timori e senza compromessi la vita e la famiglia e con esse la civiltà. Bianca Signora di Fatima, noi ci impegniamo davanti a Dio in questa celebrazione del 13 settembre a compiere la sua volontà, obbedendo alla tua parola di madre che sempre e ancora ci ripete: fate quello che lui vi dirà. Credo siano delle parole che inquadrano perfettamente l'attualità del messaggio di Fatima e, come vedremo dalle relazioni che seguiranno, il suo particolare legame con la Russia e con la conversione della Russia. La Madonna Fatima disse che la Russia avrebbe diffuso i suoi errori nel mondo. Ora noi non dobbiamo limitarci a considerare questo errore semplicemente con un regime e la fine di questo regime, ma tutti gli errori ideologici che si sono propagati, questo attacco così virulento alla famiglia che ormai proviene da tanti ambienti, è una delle conseguenze degli errori ideologici diffusi attraverso l'Unione Sovietica e rimasti nel corpo della società, che non si chiamano più magari partiti comunisti, non si chiamano più come con i vecchi nomi, ma le ideologie, l'attività distruttiva e corrosiva del corpo sociale è rimasta identica. A questo punto io darei inizio veramente ai lavori, proponendo un saluto che doveva fare personalmente l'assessore alla cultura, identità e autonomia della Regione Lombardia, la signora Cristina Cappellini, ormai diventata un'amica presente a tante nostre attività, che però questa volta non ha potuto essere presente, quindi ha mandato un video messaggio che prego di mandare in onda, un breve messaggio di saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti, mi spiace di non poter essere con voi domani in questa interessantissima iniziativa su un tema molto particolare, molto complesso e che tocca tutti da vicino. Vi voglio mandare però questo messaggio oggi qui da Palazzo Lombardia,
venerdì 13 ottobre, l'anniversario dell'ultimo messaggio di Fatima. Tra poco avremo qui ospiti a Palazzo il patriarca dei Copti d'Egitto e la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre per parlare di cristiani perseguitati, di chiesa perseguitata nel mondo. Ecco, penso che tutte queste iniziative si inseriscano in un importante percorso che stiamo portando avanti insieme da qualche anno a questa parte, dal nostro impegno qui in Regione Lombardia, da cui sono scaturite tante iniziative. Ecco, qual è il messaggio, secondo me, attuale di Fatima? Il messaggio di Fatima: comunismo, rivoluzione bolscevica, conversione della Russia, ma allo stesso tempo anche persecuzione della Chiesa. Ecco, tanti temi che si intrecciano con l'attualità, col modello di società a cui aspiriamo tutti e che non è quello che la nostra Europa oggi sta rappresentando. I pericoli che incombono sul nostro mondo, sulla nostra società, sono quelli, come sappiamo, del relativismo, della persecuzione dei cristiani nel mondo, della battaglia che viene fatta contro i valori, contro la famiglia, contro la comunità, contro tutto quel patrimonio che le generazioni si sono tramandate e che vorremmo custodire il più possibile per mandarli noi stessi alle future generazioni. Ci preoccupa molto questa secolarizzazione dell'Europa, questa Europa che sta perdendo di vista le proprie radici cristiane. Proprio qualche giorno fa, il 7 di ottobre, c'è stato un anniversario importante, purtroppo non in molti se lo sono ricordato, parlo della battaglia di Lepanto. Ecco, questo processo di islamizzazione dell'Europa, questa voglia da parte di qualcuno di dimenticare le nostre radici deve farci riflettere continuamente, credenti e non credenti. Ecco perché ritengo che il messaggio di Fatima, il patrimonio che ci ha lasciato Fatima e tutto quello da cui poi la storia ha tratto riflessioni, ispirazioni, approfondimenti, io penso che la storia non vada mai solo giudicata, ma vada compresa e vadano approfonditi tutti i risvolti politici e storici che sono accaduti in un determinato contesto, ma che ancora oggi purtroppo stiamo vivendo. I pericoli sono tanti, il pensiero unico incombe. Noi in Regione, come sapete, stiamo attuando una sorta di controrivoluzione culturale, rimettendo al centro della nostra attenzione l'uomo, l'identità, la speranza, la famiglia, tutti i valori, ripeto, che devono essere, e questo è l'impegno di tutti, diffusi il più possibile nelle nostre comunità, tra i cittadini, quindi a prescindere dall'aspetto religioso, strettamente religioso, ma tutto ciò deve diventare patrimonio comune se vogliamo che l'Europa un giorno non sia quella che stiamo vedendo oggi, quella che stiamo subendo oggi, ma che ci sia un ritorno a un'autocoscienza identitaria che parta proprio dalle nostre radici cristiane. Io mi limito a questo saluto, ripeto, mi spiace non essere con voi, ma ci tenevo a rivolgere a tutti voi un plauso grande per un'iniziativa importantissima e spero partecipata, e quindi vi auguro a tutti una buona giornata e sicuramente parteciperò molto volentieri alle prossime iniziative che Alleanza Cattolica, come sempre, organizzerà sui nostri territori. Ringraziamo l'assessore Cappellini. E ora ho il piacere e l'onore di presentarvi, di dare la parola al primo relatore del pomeriggio, il professor Giovanni Codevilla, che detto fra noi, siccome ho avuto il piacere di mangiare con lui a tavola di fronte, mi ha confermato una cosa, che le persone che veramente colte sono anche persone umanamente molto simpatiche normalmente. Quando si danno l'aria vuol dire che è una finta cultura, ecco, il professore è una persona anche simpatica umanamente, e per me era una specie di mostro sacro, perché sono quei personaggi che uno dice: ho visto, è uscito l'ultimo libro del professor Codevilla, ecco, però non avevo mai avuto occasione di incontrarlo personalmente. E per chi non lo sapesse, lo dico, ha insegnato per 40 anni il diritto dei paesi dell'Europa orientale e diritto ecclesiastico comparato all'Università di Trieste. Si è interessato di diritto russo, dell'Unione Sovietica, della Federazione Russa, storia delle relazioni fra Stato e Chiesa in Russia, la legislazione sulla libertà religiosa, storia della Chiesa ortodossa russa.
autore di almeno 10 monografie dedicate al sistema giuridico russo e sovietico, alla storia delle relazioni fra Stato e Chiesa in Russia e nell'Europa orientale. Ha pubblicato, diciamo, con il libro, a parte le altre cose, uno dei testi fondamentali che trovate, 4 volumi di storia della Chiesa, dei rapporti fra Chiesa e Impero in Russia e nei paesi limitrofi. Sono 4 volumi, il primo dedicato al Medioevo russo, il secondo alla Russia imperiale, da Pietro il Grande a Nicola II, poi l'Impero sovietico fino al 90 e la Nuova Russia dal 90 al 2015, l'ultimo volume uscito. E consiglio vivamente la lettura, perché effettivamente su questo problema dà un quadro ampio e fondato. È un mondo che conosciamo poco, a scuola lo studiamo poco. Mi diceva il professore che la sua passione per la Russia è nata al liceo, quando si trovò a interloquire piuttosto rudemente con dei professori che invece decantavano l'Unione Sovietica, e decise di cominciare a studiare il problema. Quindi poi imparò in russo, e da cosa nasce cosa, no? Quindi quei 4 volumi lì nascono da questi litigi con i primi professori del liceo. Gli do la parola al professor Giovanni Cotevilla, quindi ci tratterà della rivoluzione d'ottobre e la lotta per le anime. Grazie Presidente. Io cercherò di essere il più succinto possibile, poi abbiamo tempo nel dibattito semmai di chiarire alcuni problemi. Allora, nei decenni che precedono il colpo di Stato, il 17, io non parlo mai di rivoluzione, ma di colpo di Stato, perché non è stata una rivoluzione popolare, ma un colpo di Stato, una presa di palazzo. In vasti settori dell'ortodossia si avvertiva chiaramente la necessità di superare la subordinazione della Chiesa allo Stato che era stata imposta alla riforma di Pietro il Grande. Pietro il Grande nel 1721 aveva, con un atto di forza, abolito il patriarcato e l'aveva sostituito con un collegio, il Santo Sinodo, retto da un funzionario civile nominato dall'imperatore. La necessità di un cambiamento che non si limitasse alla proclamazione di nuovi santi, ad accrescere il numero delle scuole professionali o di nuove confraternite, è avvertita lucidamente in vari settori dell'ortodossia. 2 mesi dopo la famosa Domenica di Sangue del 9 gennaio del 1905, un'autorevole rivista ecclesiastica, il Zerkovni Viesnik, pubblicava un articolo intitolato «Sulla necessità di un cambiamento del governo ecclesiastico russo», noto come Memorando dei 32 dal numero dei sacerdoti che avevano sottoscritto il documento stesso. In questo documento i firmatari sostenevano la necessità di sopprimere o almeno di attenuare il sostegno continuo e il controllo eccessivamente vigile che il potere civile esercita sulla vita della Chiesa, lasciandole quasi soltanto il compito del culto e della celebrazione degli uffici. Ricordo incidentalmente che con Pietro il Grande la Chiesa ortodossa non si chiama più Chiesa ortodossa russa, ma si chiama ente della professione ecclesiastica, cioè è un ente statale, un ministero statale che si occupa di problemi del culto. Quindi si propone di modificare la direzione ecclesiastica in sintonia con un principio caro al mondo slavo, che è quello della conciliarità, della subordinazione. Cioè. E questo significava ricostituire il patriarcato, di rendere il clero e i laici partecipi nella scelta dei vescovi e di convocare un concilio della Chiesa russa che non si riuniva dei tempi, da prima ancora dei tempi di Pietro il Grande, cioè da oltre 2 secoli. Solamente dopo la caduta dello zarismo e l'insediamento del governo provvisorio si pone il problema di convocare questo concilio, di cui si parla già dal 1905. Nel 1905 lo zar convoca alcuni metropoliti e fa presente la necessità di convocare un concilio, perché si rende conto che i tempi stanno cambiando. Però la guerra russo-ucraina prima, i conflitti interni dopo e la guerra mondiale successivamente impediscono questa convocazione. Di fatto il concilio preparatorio si riunisce nell'aprile del 17 e il concilio inizia il 15 agosto del 1907, quindi poche settimane prima della presa di potere da parte dei bolscevichi. E si chiuderà questo concilio di forza nel settembre del 1918, quando i delegati saranno costretti a lasciare i locali occupati per il concilio stesso per finalità tutt'altro che ecclesiastiche.
Tre giorni dopo il colpo di Stato comunista, che avviene il 25 ottobre secondo il calendario giuliano, il Concilio delibera di porre fine al periodo sinodale della Chiesa e nelle prime sedute del Concilio si decide la ricostituzione del Patriarcato e viene eletta una terna di patriarchi, tra i quali lo Starets Alexei, il mattino del 5 novembre, estrae il nome del primo patriarca russo del secolo scorso, che è il patriarca Tikhon dell'Avino, di grande rilevanza. Io non richiamo qui quello che è l'atteggiamento dei bolscevichi nei confronti della religione e di Lenin in particolare. Schematicamente Lenin dice che la religione è il prodotto dell'alienazione dell'individuo che nasce dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Quindi per eliminare lo sfruttamento, eliminando lo sfruttamento si elimina anche la religione. Questo è in sostanza il concetto, l'ideuzza che ha Lenin a quei tempi. Però il superamento della religione non avviene soltanto con la presa di potere, quindi con l'eliminazione delle classi sfruttatrici, ma è necessaria un'azione diretta da svolgersi contro la Chiesa. E l'azione si scatena immediatamente. Il 31 ottobre viene fucilato il protopope Jan Kochurov, che era parroco della chiesa di Tsarskoe Selo, cioè della residenza estiva degli zari. Nei giorni successivi il Concilio rivolge appelli affinché sia superata la guerra fratricida e l'11 novembre il patriarca Tikhon non esita a definire la presa di potere dei bolscevichi come un avvento dell'anticristo. Coerentemente con le premesse da cui muove, il regime procede sin da subito a estromettere la Chiesa dalla vita pubblica e grazie all'opera del Tribunale Rivoluzionario, che già il nome dice qualche cosa di particolare, e della Commissione Straordinaria, la famosa CK, avvia un'azione persecutoria nei confronti di numerosi esponenti della gerarchia, sacerdoti, monaci e laici, i quali sono a migliaia eliminati fisicamente, di modo che intere province come Perm, Kazan, Stavropol ed altre vengono a trovarsi in breve tempo del tutto prive di una assistenza spirituale. I primi provvedimenti del governo comunista colpiscono direttamente la Chiesa perché sanciscono l'esproprio delle terre, il trasferimento allo Stato degli istituti confessionali, il divieto dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, le scuole private sono abolite, quindi non c'è più l'insegnamento della religione neanche lì, e la chiusura delle opere, la nazionalizzazione delle opere pie, di assistenza e beneficenza, e la confisca della tipografia sinodale di Mosca e di quella di Pietrogrado. Si priva poi la Chiesa della personalità giuridica e tutti i beni della Chiesa, compresi i monasteri in cui risiedeva dall'antichità la spiritualità della Rus, vengono dichiarati proprietà nazionale. Il 31 dicembre del 1917, sempre secondo il calendario giuliano, i giornali pubblicano il progetto di separazione della Chiesa dallo Stato. Negli ambienti ecclesiastici non piaceva questa subordinazione della Chiesa dallo Stato, ma non piaceva neanche l'idea della separazione, che è estranea alla cultura bizantina, dove i rapporti sono regolati dal principio della sinfonia tra i due poteri. Questa idea della separazione, si parlava allora di haute d'alienie, cioè di allontanamento della Chiesa dallo Stato, cioè di svincolare la Chiesa dal potere statale, ma non di haute d'alienie, cioè di separazione della Chiesa dallo Stato. Contro questa presa di posizione insorge una grande figura, il metropolita di Pietrogrado Valentin Kasansky, che morirà fucilato qualche anno dopo. Il clima politico è quello dell'ostilità. Nei giorni dal 31 al 21 gennaio, per ordine della Alexandra Kollontai, commissario del popolo per l'assistenza sociale, le guardie bolsceviche, affiancate da truppe marinare, assaltano la Lavra Alexander Nevsky. La reazione popolare è immediata, la battaglia va avanti per alcuni giorni e alla fine i bolscevichi devono desistere dall'occupazione della Lavra. Però c'è un episodio molto grave: il 18 gennaio il sacerdote Piotr Skipetrov, che cercava di pacificare gli animi, viene colpito con un colpo di revolver alla testa e morirà qualche giorno dopo. Il giorno successivo il patriarca Nikon lancia l'anatema contro il bolscevismo.
La risposta di Lenin è altrettanto immediata. Viene infatti approvato il decreto sulla separazione che era stato già presentato, come ho detto, alla fine dell'anno, che entra in vigore il giorno successivo, il 23 gennaio. Il decreto viene interpretato a significare l'estromissione totale della Chiesa, dallo Stato e dalla scuola, in nome del principio della libertà di coscienza. E qui va chiarito che nel mondo bolscevico la libertà di coscienza non sta a significare la libertà di credere o di non credere, ma primariamente il diritto dovere del cittadino di liberare la propria coscienza dalla religione. Quindi la libertà di coscienza è primariamente volontà di lotta contro la religione. Il Concilio reagisce con fermezza ai principi del decreto e dispone che i vescovi e i sacerdoti che collaborano siano ridotti allo stato laicale e che i laici siano scomunicati. Però il clima è molto, molto rovente. Due giorni dopo la pubblicazione del decreto del 23 gennaio, a Kiev viene assassinato senza alcuna ragione il metropolita Vladimir Pogoryavlensky. A questi tragici eventi fanno seguito arresti indiscriminati di esponenti del clero e dei laici, segnatamente di quelli appartenenti alla confraternita religiosa che più lottavano per la libertà della Chiesa. Una commozione particolare suscita la tragica sorte dell'arcivescovo di Perm, Andronik Nikolsky, il quale viene arrestato nella notte sul 7 giugno del 18 nei pressi della città, costretto a scavarsi una fossa dove viene sepolto mentre è ancora vivo. Nello stesso mese, Germogen Goldolganiov, vescovo di Tobolsk in Siberia, viene affogato nel fiume Tura assieme a un sacerdote, Piotr Karelin. A nulla vale la proclamazione della libertà di coscienza sancita dalla Costituzione del 10 luglio 1918, dove, come ho detto, si parla di libertà di coscienza, però nel senso che ho spiegato prima. E a riprova di questo vale un articolo importante della Costituzione, che è il 65, in cui si nega il principio di uguaglianza dei cittadini indipendentemente dalla religione. L'articolo 65, infatti, priva i rappresentanti dell'ancien regime, i capitalisti, gli appartenenti alla polizia, nonché, cito, i monaci e i ministri spirituali delle chiese dei culti, dai diritti elettorali attivi e passivi, cioè di eleggere e di essere eletti. E questo può essere di poca importanza. Di maggiore importanza è il fatto che, in base alla legge, coloro che sono privati dei diritti elettorali sono privati delle tessere annonarie indispensabili per sopravvivere nell'estate del 18, quando la carestia già comincia a farsi viva. Quindi questa gente era costretta, veniva fino a soppressa fisicamente, di fatto. Pochi giorni dopo, il 14 agosto, Vasilij Bogoryavlensky, che era arcivescovo di Chernihiv in Ucraina, l'antica capitale ucraina, è sul treno che lo riconduce a Mosca in compagnia di alcuni collaboratori che facevano parte di una commissione che doveva indagare sull'assassinio dell'arcivescovo Andronik Nikolsky. Tra Perm e Vialka il convoglio viene fermato, salgono degli uomini armati, i quali sequestrano i documenti dell'inchiesta sull'assassinio dell'arcivescovo. I collaboratori di Vasilij vengono uccisi e scaraventati sulla massicciata, mentre l'arcivescovo viene gettato poco dopo dal treno in corsa mentre percorre il ponte sul fiume Kama. Il corpo del presule viene ripescato dai contadini e tumulato, ma la voce dell'assassino si diffonde rapidamente e il luogo di sepoltura diviene subito meta di pellegrinaggi, presto interrotti dai bolscevichi, i quali, dopo aver riesumato i resti dell'arcivescovo, li danno alle fiamme. Sordo di Trotsky, pochi giorni dopo, il 19 agosto, 5 giorni dopo, viene fatto fucilare al termine di un processo farsa Anfrosi Gudko, vescovo di Sarapoli e di Labuga. Varsonofi Lebedev, vescovo di Kirillo, viene ucciso il 2 settembre. Due giorni dopo, Makary Gnevushev, vescovo di Vyazma, viene passato per le armi a Smolensk. Il numero di esponenti della gerarchia giustiziati da processi sommari cresce vertiginosamente dopo il decreto del sovietico commissario del popolo sul terrore rosso, emanato il 5 settembre del 18 a seguito dell'assassinio del presidente della CK, della Commissione straordinaria di Pietrogrado, Moisei Yurinsky, e a seguito dell'attentato a Lenin ad opera della socialista rivoluzionaria Farmiga Plan il 30 agosto
del 1918. E qui io suggerisco a chi mi ascolta la lettura di un libro molto importante sul terrore rosso che viene inaugurato appunto da questo decreto. E il libro è di Melgunov, Il terrore rosso in Russia, pubblicato dalla Yakabook. È un libro fondamentale per capire le tragedie che ci sono in quegli anni. Per effetto del decreto sul terrore rosso, a Mosca e a Pietrogrado vengono messe al muro migliaia di persone, funzionari, ufficiali zaristi, sacerdoti, monaci, attivisti religiosi, aristocratici, impresari e uomini d'affari. In base ai dati della Commissione straordinaria, cioè della VCK, quindi un organo più che ufficiale, le persone fucilate sono 6.185, quelle incarcerate 4.829 e quelle inviate nel lager di lavoro da poco istituiti 6.407. Si avvia anche la odiosa e barbara prassi di prendere come ostaggi gli appartenenti alle famiglie potenzialmente ostili al nuovo regime, i quali saranno giustiziati se si verificheranno atti contrari alla rivoluzione ascrivibili ai loro familiari. Il 24 ottobre del 18 vengono fucilati Lavrenti Kniazev, vicario di Nizhny Novgorod, e due sacerdoti. A sparare è un plotone di soldati lettoni, stante il rifiuto dei militari russi di eseguire la sentenza. I corpi delle vittime sono gettati nella Volga. Qui un piccolo accenno ai lettoni. I lettoni hanno una tradizione di una certa crudeltà. Se voi andate a vedere negli archivi della Commissione della CK prima, del KGB dopo, vedete che la nazionalità più rappresentata tra i direttori dei lager di lavoro forzato sono appunto i lettoni. Il giorno successivo, primo anniversario del colpo di Stato, cioè il 25 ottobre del 18 secondo il calendario giuliano, il patriarca Tico rivolge un nuovo appello alla rapacificazione, che però resta inascoltato. Infatti poche settimane dopo viene fucilato Feofan Ilmensky, vescovo di Solikamsk, il quale viene denudato, immerso ripetutamente in un foro praticato nella cama e poi affogato insieme a due sacerdoti e a cinque laici. Nella notte del 5 e del 15 gennaio del 19 a Tartu, in Estonia, viene assassinato Platon Kulbus, vescovo di Tallinn, assieme a due protoierei ad altri prigionieri. Mitrofan Krasnopolsky, arcivescovo di Astrakhan, viene arrestato su ordine di Kirov, il quale poi finirà male nel 34, il 26 dicembre del 19, e condannato alla fucilazione. Vengono respinte le istanze di fucilazione presentate al funzionario responsabile della CK, Bartabekov. L'arcivescovo benedice il produttore di esecuzione, i cui componenti si rifiutano di eseguire la sentenza. Mitrofan viene allora fucilato dai cechisti, cioè dagli uomini dei reparti della CK. Nello stesso mese di maggio viene arrestato German Kosolapov, vescovo di Volsk e vicario di Saratov, già condannato nel 18. Nell'occasione viene istituito il primo processo antiecclesiastico pubblico che si conclude, dopo complesse e contraddittorie vicende, con la condanna a morte da parte del tribunale rivoluzionario di German, di un protoerei Aleksandr Shansky e del sacerdote Platonov, fucilati assieme ai laici nella notte del 10 ottobre del 19. Dmitri Pospierovsky, che è uno studioso di questo periodo, afferma che negli anni 1918-1920 vengono uccisi non meno di 28 esponenti della gerarchia, quindi quasi la metà, alcuni migliaia di sacerdoti e monaci e 12.000 laici, prevalente membri delle confraternite e delle associazioni in difesa della Chiesa. Per eliminare le sopravvivenze religiose, il regime decide di sferrare un attacco contro i simboli e i luoghi della santità ortodossa. Nell'autunno del 18 viene assaltato il monastero Sant'Alexandre sul fiume Svir nel governatorato di Pietrogrado. L'archimandrita Evgeni e cinque monaci vengono arrestati e condotti a Olonez in Carelia, dove saranno fucilati nel mese di dicembre. Il 20 ottobre viene violata la tomba del Santo Alexandre, i cui resti vengono trasferiti a Pietrogrado, dove viene scatenata una violenta campagna antireligiosa nella quale si accusa la Chiesa di aver abusato della credulità popolare allo scopo di arricchirsi. Il 28 dicembre del 18 viene profanata l'urna contenente i resti del Santo Artemio di Vercola nel governatorato di Arkhangelsk.
Nel mese successivo vengono profanate nel libro dei santi Tichon di Zadosco, un santo molto importante, e Mitrofan di Voronezh. Da allora queste azioni sacrileghe, precedute e accompagnate da una violenta campagna di stampa contro l'oscurantismo religioso e indirizzate alla lotta contro i clericali di tutte le risme, dilagheranno in tutto il territorio occupato dai comunisti. Nella primavera del 19 saccheggi e profanazioni devastano i luoghi più noti della Russia religiosa e si protraggono fino al 20 settembre del 20, quando viene aperta l'urna del santo Gennadij di Lyubin nel governatorato di Yaroslavl. La campagna di profanazione viene avviata da un'ordinanza del commissariato del popolo, nella quale si dispone di procedere all'apertura delle urne contenenti le reliquie dei santi, con il proposito di dimostrare che la Chiesa ha sempre abusato della credulità popolare, che non esistono corpi incorrotti, ma che le reliquie sarebbero in realtà semplici imitazioni di corpi umani esposti al solo scopo di storcere denaro ai fedeli ignoranti. La tesi viene ripresa addirittura dal giornale del Partito della Pravda del 16 aprile del 19 in un articolo che si intitola «I santi impagliati», nella quale si riporta il verbale dell'apertura del santo più popolare della Russia, San Sergio di Radonezh. A nulla vale l'accorato appello del patriarca Tichon contro la profanazione delle reliquie, rivolto al soviet dei commissari del popolo e a Lenin, in persona, nella primavera del 19, nel quale si dichiara che la chiusura delle labbra e l'intenzione di asportare ed essere le reliquie è un'incidenza del potere civile nella vita della Chiesa che viola i principi del decreto di separazione. In data 20 luglio del 20, il soviet dei commissari del popolo della Repubblica Federativa di Russia delibera di liquidare le reliquie di tutto il paese. Dall'autunno del 19 a quello del 20 le urne profanate saranno 6.517. Le misure adottate nei confronti di coloro che si oppongono al diktat comunista sono draconiane. Valga per tutto il caso del professor Nikolai Kuznetsov e di Alexander Samarin, già procuratore del Santo Sino, oberprocuratore del Santo Sino e presidente del Consiglio delle Parrocchie Unite, accusati di travisamento e interpretazione criminale dei decreti del potere sovietico per avere diffuso voci sulla brutalità e lo scherno dimostrati dai partecipanti all'operazione di apertura delle reliquie di San Sava di Svenigorod. In realtà, nel corso di questa profanazione avvenuta il 17 marzo, uno dei delegati del partito aveva sputato ripetutamente sul volto del santo. Per avere protestato contro questo grave atto di inciviltà, Kuznetsov e Samarin sono condannati alla fucilazione, pena successivamente commutata a seguito di amnistia nella reclusione in campo di concentramento e dai lavori forzati per un periodo non determinato sino alla fine della guerra civile. Qui apro un inciso: i principi generali del codice penale del 1919 stabiliscono che la pena può essere indeterminata, cioè si può dire il condannato è condannato alla reclusione fino a quando non si sarà ravveduto, oppure fino a quando non sarà finita la guerra civile, come in questo caso, o fino a quando non si sarà realizzato il socialismo, quindi del tutto indeterminata la pena. La profanazione delle reliquie viene effettuata, credo che questo faccia susciti molte perplessità nel pensiero del nostro penalista. La profanazione delle reliquie viene effettuata in contemporanea con la chiusura dei monasteri, che colpisce i centri più significativi della tradizione spirituale. Gli episodi di violenza contro i credenti non conoscono tregua, e qui io vorrei ricordare incidentalmente le carnevalate antireligiose che si fanno a Mosca in prossimità delle feste religiose, in cui i fantocci di Dio Padre, di Cristo e di Buddha e dei sacerdoti verso i culti vengono bruciati pubblicamente in piazza. E questo è un ripetere quello che faceva Pietro il Grande, a cui tante colpe del bolscevismo sono a mio giudizio da imputare, quando con il suo collegio dei buffoni dell'ubriachezza faceva queste sceneggiate blasfeme anche in chiesa. Talora la lotta antireligiosa assume aspetti inauditi, come nel caso riferito da Isaac Steinberg, un socialista rivoluzionario di sinistra emigrato a Berlino, già ministro della Russia, il quale scrive: «C'era a Shask una venerata icona della Madre di Dio, detta di Visha. E quando nella regione cominciò a infierire la spagnola,
popolazione e clero organizzarono veglie di preghiera e una processione. Per questo solo motivo la commissione straordinaria locale arrestò non solo i sacerdoti ma anche l'icona. I contadini vennero a sapere che nell'edificio della cecà stavano dileggiando la sacra immagine, la sputacchiavano, la sbattevano nel pavimento e andarono a liberare la madre di Dio. E su questa folla, compatta come un muro, sulle donne, i vecchi e i bambini, i cechisti aprirono il fuoco. La dissennata politica agraria bolscevica, che impone ai contadini di conferire all'ammasso le derrate alimentari a prezzi irrisori, porta ad una gravissima carestia, per uscire dalla quale Lenin è costretto a imporre una svolta radicale nota come nuova politica economica, che riabilita il ruolo dei privati nell'agricoltura. Però alle misure innovative in campo economico non corrisponde una misura di liberalizzazione in campo ideologico. Nell'agosto del 21 il patriarca Tico rivolge un appello ai patriarchi orientali, al Papa, all'arcivescovo di Canterbury, al vescovo di New York, chiedendo aiuto per gli affamati della Volga. E nello stesso mese scrive due volte alle autorità sovietiche per chiedere l'autorizzazione ad organizzare un comitato ecclesiastico di tutta la Russia per prestare aiuto a quelle popolazioni. Alle lettere non viene data risposta. Nel frattempo inizia tra i fedeli la raccolta dei fondi, ma il 27 agosto il governo comunista vieta l'attività del comitato e sequestra il denaro raccolto. Nel gennaio del 22 il presidium del comitato esecutivo centrale emana l'ordinanza sulla liquidazione dei beni ecclesiastici. A distanza di pochi giorni, il 19 febbraio, il patriarca con il consenso del governo fa circolare un appello che autorizza le parrocchie a offrire in aiuto agli affamati tutti gli oggetti e gli ornamenti preziosi non aventi destinazione liturgica, quindi non i vasi sacri. Appello che viene positivamente accolto, come dimostra un'intervista del patriarca pubblicata sull'Izvestia, quindi sul giornale del governo. In modo del tutto inatteso, stante la disponibilità del patriarca a offrire aiuto agli affamati, il 26 febbraio viene pubblicata l'ordinanza del Comitato Esecutivo Centrale delle modalità di requisizione di preziosi ecclesiastici, che dispone la confisca di tutti i preziosi della Chiesa, quindi compresi i vasi sacri. Ticon dirama un messaggio nel quale si dice che i vasi sacri non possono essere requisiti perché sono stati consacrati e che questo è un sacrilegio che comporta la scomunica e per i sacerdoti la riduzione allo stato laicale. La requisizione avviene comunque in modo violento, con la repressione spietata di quanti si oppongono al provvedimento governativo. L'esproprio di preziose è in realtà soprattutto un pretesto per infliggere un colpo mortale alla Chiesa, come dimostrano i fatti di Shuja. In questa città i fedeli si schierano per impedire alla delegazione governativa di procedere al sequestro dei beni della Chiesa. Gli uomini dei reparti a destinazione speciale non riescono a sparare sui manifestanti, uccidendo 5 persone. Lenin decide di trarre allora vantaggio dell'occasione fornita dalla resistenza popolare per assestare un colpo mortale alla Chiesa, come risulta da una lettera assolutamente segreta indirizzata a Vyacheslav Molotov il 19 marzo del 22. Nella quale si propone di creare artatamente uno scontro con la Chiesa. Lenin scrive: proprio ora e soltanto ora, quando nelle località affamate si mangia carne umana e sulle strade giacciono centinaia se non migliaia di cadaveri, noi possiamo, e per questo dobbiamo, effettuare la requisizione dei preziosi della Chiesa con l'energia più furiosa e spietata, senza alcuna esitazione nel soffocare qualsiasi opposizione. La verità è che la preoccupazione per le vittime della carestia è posta in secondo piano rispetto alla lotta contro la Chiesa e all'acquisizione di capitali per finanziare il regime comunista. Si legge infatti in una circolare emanata da Molotov il 25 marzo del 22 che, cito, il compito politico è isolare i vertici della Chiesa, comprometterli sul problema concreto dell'aiuto alle vittime della carestia e poi mostrare loro la mano inflessibile dello Stato operaio, visto che questi vertici osano ribellarsi. La speranza di Lenin e di Trotsky di lucrare cifre enormi da questa operazione sarà delusa,
Il valore complessivo dei preziosi sequestrati sarà di 4,65 milioni di rubli oro, dei quali meno di un quarto andrà a beneficio degli affamati. Nonostante le violenze e gli arresti, la popolazione si schiera in difesa della Chiesa, occupando gli edifici di culto per evitare il sequestro dei beni. Richard Pipes ricorda che all'inizio della campagna per la confisca dei preziosi i casi di resistenza giudicati dal Tribunale rivoluzionario sono circa 250 e che sono documentati 1.414 casi di eccessi di espargimento di sangue. Gli storici Michael Heller e Alexander Mekrich affermano che a seguito della lettera di Lenin ai membri del Politburo vengono uccisi 8.100 religiosi ortodossi, presbiteri, monaci e monache. La repressione esercitata contro la Chiesa non raggiunge lo scopo di estirpare il sentimento religioso. Il regime decide allora di accogliere la proposta avanzata da Lev Trotsky di distruggere l'unità della Chiesa dall'interno, favorendo e finanziando alcuni gruppi di sacerdoti vicini al movimento rivoluzionario, chiamati innovatori. Il registro dell'operazione è un funzionario della polizia politica, Yevgeny Tuchkov, quale per lungo tempo sarà il coordinatore della politica antireligiosa comunista. Con l'aiuto finanziario e il sostegno politico della polizia politica, gli innovatori iniziano a pubblicare il giornale Chiesa Viva, che si dedica principalmente a screditare la Chiesa patriarcale agli occhi della popolazione e si attiva immediatamente contro i membri della gerarchia fedele alla tradizione, inviando propri delegati nelle eparchie da cui molti vescovi vengono allontanati. I vescovi che si oppongono con più fermezza agli innovatori vengono incarcerati o inviati ai lager delle Salafki nel Mar Bianco. Alla fine del 24, nelle carceri e nei lager sovietici si trova la metà dell'episcopato russo, 66 vescovi del 24. Tra gli innovatori non vi sono posizioni concordi, comunque loro diverse fazioni, raggruppate intorno a Vedensky e Krasnitsky, si oppongono al patriarca Tikhon e alla Chiesa patriarcale, appoggiano incondizionatamente la politica comunista di esproprio dei beni ecclesiastici e propugnano una totale democratizzazione della struttura ecclesiastica, condividendo il progetto comunista di sottomettere la Chiesa al potere civile. A questo scopo riescono a costituire una direzione ecclesiastica superiore contrapposta a quella patriarcale. L'azione degli innovatori, conosciuti anche come Preti Rossi, Krasny e Poprin, Chiesa Rossa o Chiesa della Cecca, viene esercitata con il pieno appoggio della GPU, ricorrendo sistematicamente all'inganno e porta risultati significativi, già che alla fine del 22 esso potranno vantarsi di occupare 2/3 delle 30.000 chiese allora operanti nel paese. Peraltro l'appoggio della polizia politica per il movimento è veramente strumentale e temporaneo, già che come forma Piotr Krasikov, eminente bolscevico e corifeo della lotta antiecclesiastica, nessun clero può essere progressista. L'obiettivo strategico è infatti quello di conseguire la morte della Chiesa e la scomparsa della religione. Io mi fermo qui, accenno soltanto agli avvenimenti successivi. Avvenimenti successivi saranno le istituzioni di due grandi processi, il processo del 54 e il processo del 86, dal numero degli imputati, organizzati contro coloro che si erano opposti alla requisizione dei preziosi. Gli innovatori in questo caso saranno i principali accusatori della Chiesa patriarcale. Il patriarca Tikhon sarà arrestato, sarà processato, costretto a sottoscrivere una confessione in cui si dichiara pentito di essere stato un antibolscevico e via dicendo. Però questa dichiarazione si ritorcerà contro il regime, perché la popolazione sarà convinta che il patriarca è stato costretto a sottoscrivere questo documento e quindi aumenterà il proprio affetto nei confronti del patriarca anziché allontanarsi da lui. Il patriarca muore nel 25 e dopo di lui la Chiesa degli innovatori comincerà a sfaldarsi e si sfalderà completamente poi alla morte di Vedensky, che del movimento era stato l'ispiratore. I temi aperti sono tanti, quindi poi eventualmente nel corso del dibattito possiamo spiegare quello che non è chiaro. Grazie per la grazie. Come sempre il professore documentato e analitico.
Io credo che l'importanza di queste notizie, diciamo, di queste considerazioni, deriva dal fatto, soprattutto per chi non è un esperto di queste cose, insomma, cioè noi abbiamo un'idea della persecuzione molto astratta. Abbiamo 70 milioni di morti, 5 milioni di morti qui, 40 milioni di là e così via. Mentre avvicinando la lente ai casi particolari, questi morti assumono un'evidenza, diventano delle fotografie, diventano dei personaggi che rimangono nella nostra memoria e quindi suscitano, come dire, la nostra reazione anche emotiva, altrimenti sono soltanto delle statistiche. Ecco l'importanza anche di quelle raccolte di fotografie di prigionieri dei gulag, no? Di quelle facce che si vedono, che sono facce comuni. E inoltre il professore ci ha descritto l'inizio, il punto di partenza di una grande persecuzione che poi si sviluppa lungo tutto il secolo, non soltanto in Russia ma in altre parti, tanto per parlare di un paese in questi giorni abbastanza nominato, della Spagna. In 6 anni noi abbiamo la bellezza di 1500 beatificati, tra beatificati e canonizzati, martiri cattolici. Quindi è il tentativo di cancellare l'identità cristiana di nazioni che sono nate per la loro identità cristiana. E qui la contraddizione terribile del movimento rivoluzionario, per cui la cancellazione dell'identità cristiana poi diventa la cancellazione di un popolo, il tentativo di cancellare tutto un popolo, l'esistenza di un popolo, cosa che per esempio Solženicyn documenta bene anche dal punto di vista della, quando parla del come hanno ridotto il mio paese, no? Quella catastrofe antropologica di cui parlava il nunzio apostolico in Lituania, mi pare. Ecco, è l'effetto perverso di un sistema che, tentando di distruggere il sentimento religioso di popoli di antica civilizzazione cristiana, cioè che sono nati a causa della loro conversione al cristianesimo, produce anche l'effetto di distruggere questi popoli, o tentativi di distruggere questi popoli. Quindi migliaia e migliaia di vittime. Che se io voglio distruggere l'embrione della Chiesa in un paese di recente evangelizzazione, mi posso illudere che eliminando 3, 4, 10 missionari ho risolto il problema. Poi sappiamo che non è vero, perché il sangue dei martiri è serie di cristiani, però l'illusione la posso avere. Ma se voglio cancellare l'identità cristiana di paesi come quelli europei, significa che devo procedere a dei massacri, cose che in effetti hanno fatto, sia massacri umani, sia massacri dal punto di vista dell'UNESCO, direi, no? Dei beni culturali, conventi distrutti, monumenti antichissimi bruciati. L'ISIS li fa un baffo a queste persone, ecco, è un modello già ampiamente collaudato nel passato, nel secolo scorso. Su questo secolo di morte, come fu definito da San Giovanni Paolo II, ci dirà qualcosa il nostro amico Mauro Ronco. Lo presento per qualcuno che non lo conoscesse. Mauro Ronco, prima di tutto, direi così anche per ragioni affettive, socio fondatore di Alleanza Cattolica, reggente della regione Piemonte. Dal punto di vista professionale un emerito notevole, avvocato penalista, professore ordinario di diritto penale all'Università di Padova, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, presidente del Centro Studi Giuridici Rosario Livatino in questo momento anche, non vi dico le pubblicazioni dal punto di vista professionale, però quello che mi sembrava giusto anche mettere in risalto, a parte, come dire, la notevole e affermata attività dal punto di vista di docenza e della sua professione, anche i suoi interessi. Se voi date uno sguardo alle raccolte di cristianità, trovate, come dire, un interesse anche per la geopolitica che è sempre stato presente nella sua, fin dalla giovinezza, da quando ci conosciamo. Quindi ora gli do volentieri la parola e ci parlerà appunto del secolo dell'idea assassina. Allora, caro Presidente, grazie. Caro Presidente, grazie. Signore e signori, io farò una relazione un poco, anzi molto diversa da quella del padre che mi ha preceduto. Lui ci ha portato di fronte alla persecuzione comunista nei primi anni, in particolare dal 17 al 25,
e in particolare la persecuzione contro la Chiesa. Egli è un grande specialista di storia russa, ma in particolare di questa parte della storia, e quindi ha concretizzato questa persecuzione in nomi e cognomi, luoghi, eventi, oggetti, finalità. Io mi riporterò invece al secolo XX, contrappuntando alcuni avvenimenti fondamentali con un messaggio della Madonna Fatima. Quindi sarò da un certo punto di vista più generico, meno preciso, meno puntuale, però cercherò di dare qualche spunto di riflessione sul messaggio di Fatima, di cui oggi celebriamo il centenario dell'ultima apparizione, ieri, ma comunque proprio in questi giorni celebriamo il centenario dell'ultima apparizione, quella del mese di ottobre. Il pontefice San Giovanni Paolo II, pellegrino al santuario di Fatima, per ringraziare la Madonna di essere stato salvato dall'attentato del 13 maggio 1981, affermò solennemente nel 1982: l'appello fatto da Maria, nostra madre, a Fatima fa sì che tutta la Chiesa si senta obbligata a rispondere alle richieste di Nostra Signora. Il messaggio impone un impegno su di essa. Il messaggio deve essere visto non soltanto come un insegnamento da contemplare per ciò che ci narra in ordine agli avvenimenti passati, ma soprattutto come un cammino che la Chiesa deve compiere nell'ora presente, come impegno cruciale in un tempo solcato da segni terribili di guerra e di dissoluzione dell'umanità. A Fatima la Madonna ha parlato a tutti i popoli pubblicamente del futuro dell'umanità. La Chiesa ha fatto proprio in maniera straordinaria questo messaggio. Infatti, Beato Paolo VI, San Giovanni Paolo II in ben 3 occasioni, Benedetto XVI e Francesco si sono tutti recati a Fatima e con le loro parole hanno autenticato il messaggio. San Giovanni Paolo II in persona decise di pubblicare il testo del messaggio con l'annuncio dato a Fatima in maniera solenne da parte del segretario di Stato nell'anno 2000. Il 26 giugno 2000 la pubblicazione avvenne accompagnata da una nota teologica del cardinale Ratzinger, prefetto per la Congregazione della Dottrina della Fede. La Vergine ha svolto una missione per l'intera umanità nel secolo trascorso, affinché il mondo fosse salvato e perché venisse un'era di pace. I due grandi pontefici, Giovanni Paolo e Benedetto, ci hanno additato con chiarezza la missione di Maria. Commentando l'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo, il cardinale Ratzinger osservava che la novità, in qualche misura, riscoperta da Giovanni Paolo a proposito di Maria è che non dobbiamo più soltanto contemplare gli ammirabili misteri statici, così li chiama Benedetto in quel commento, bensì soprattutto comprendere tramite lei la dinamica storica della salvezza che ci coinvolge e ci addita il nostro posto nella storia. Beh, con queste parole in definitiva ha autenticato l'attività e la fondazione di Alleanza Cattolica, perché sempre noi abbiamo cercato di leggere il messaggio della Madonna Fatima come un messaggio pubblico relativo alla storia della Chiesa e alla storia e al futuro della Chiesa. Dio, attraverso la Madonna, rimane presente nell'attuale momento storico. La Madonna è qui e agisce personalmente. La sua vita non sta solo alle nostre spalle, non sta sopra di noi, ma ci precede, come il Papa sottolinea continuamente. Mi riferisco a Giovanni Paolo. Ella ci spiega la nostra ora storica non mediante teorie, bensì agendo e indicandoci il cammino che ci sta davanti. Questo è il cardinale Ratzinger commentando l'enciclica di Giovanni Paolo, Redemptoris Mater.
Come tutte le profezie, anche il messaggio di Fatima non prevede un esito deterministicamente prefissato. Questo dico ovviamente a tutti i militanti di Alleanza Cattolica, era una osservazione che Giovanni Cantoni faceva spesso, sempre, ce la ripeteva. Appellandosi alla buona volontà degli uomini, la Madonna invita tutti alla conversione e alla penitenza, in guida da lasciare spazio alla misericordia di Dio. Che ovessi rifiutino questo appello e il soccorso della grazia e si induriscano nel peccato, allora sarà inevitabile la punizione del peccato, con la guerra e la distruzione della stessa civiltà. Dobbiamo ricordare allora, e concludo questa prima parte della mia relazione, quello che disse Benedetto nel corso dell'omelia pronunciata sulla spianata di Fatima nel 2010. Egli profeticamente ha detto, mi riferisco a Benedetto, si illuderebbe chi pensasse che la missione di Fatima, profetica di Fatima, sia conclusa. Qui rivive quel disegno di Dio che interpella l'umanità sin dai suoi primordi. Dov'è Abele, tuo fratello? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. E queste parole poi le voglio sottolineare, sempre di Benedetto: l'uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce ad interromperlo. Secondo punto della relazione, e mi rivolgo adesso alle ideologie assassine. E intitolo questo secondo punto lo scempio della vita umana nella prima guerra mondiale, perché la Madonna appare durante la prima guerra mondiale, nel 17, che è l'anno più tragico, lo vedremo con qualche dato. Quando nel 1917 la Madonna apparve alla cova di Iria, l'esercito russo era completamente crollato. In 3 anni di guerra, dal 14 alla fine del 16, aveva subito perdite immense: 2.500 morti, 3.850 feriti, 2.400.000 prigionieri. Una nazione distrutta. 1 milione di soldati francesi, tedeschi e inglesi erano morti soltanto nel 1916 sul fronte occidentale, senza che si intravedesse una soluzione del conflitto. L'esercito francese nel 1917, proprio nei mesi estivi del 17, era giunto al punto di rottura, che si verifica secondo gli studiosi di statistica di guerra, quando il numero dei morti è pari o superiore al numero dei uomini in prima linea. Perché? Perché il numero degli uomini in prima linea si rendono conto che la probabilità di sopravvivenza loro è pari a zero. E allora, in quel momento, il 1 milione e più di morti francesi superava le forze della fanteria nelle 135 divisioni dell'esercito. Il generale Nivelle, nuovo capo di Stato Maggiore al posto di Joffre, lanciò il 16 aprile 17 un'offensiva decisiva, che voleva essere decisiva sull'Est, contro le posizioni tedesche del Chemin de Dames. In poche settimane i francesi persero 270.000 uomini, di cui 80.000 morti. Il fallimento fu totale. Nivelle fu sostituito con Philippe Pétain, che nell'anno precedente aveva stroncato l'offensiva tedesca a Verdun, protrattasi ininterrottamente dal 21 febbraio all'11 luglio del 16. Circa 20 milioni di proiettili erano stati sparati intorno a Verdun. Lo storico John Keegan descrive in brevi tratti gli effetti della battaglia di Verdun. Il paesaggio era stato alterato per sempre. Le foreste furono ridotte in trucioli, i villaggi scomparvero. Ma ancora peggio fu lo scempio di vite umane.
alla fine di giugno più di 200.000 uomini erano morti o feriti da entrambe le parti. Per entrambi gli eserciti Verdun diventò un luogo di terrore e morte che non poteva portare alla vittoria. E anche per l'Italia. Nell'estate, dal 19 agosto al 12 settembre 1917, l'esercito italiano aveva combattuto l'undicesima sanguinosissima battaglia dell'Isonzo, sull'altopiano della Baisezza. L'esercito italiano in questa offensiva sanguinosissima, che doveva essere l'ultima offensiva, ma poi c'era la dodicesima, già pronta, l'esercito italiano aveva subito 100.000 perdite, ma la linea di confine si era spostata di pochi chilometri. Il comando supremo austriaco, con il determinante contributo tedesco, sferrò il 24 ottobre 1917, siamo al momento dell'ultima apparizione della Madonna Fatima, una controffensiva con 7 divisioni tedesche e 8 austriache di provata efficienza, che colse l'esercito italiano sbilanciato su posizioni offensive. Fu la lotta di Caporetto. L'invasione austro-tedesca arrivò fino alle porte di Venezia, di Treviso e di Padova. Alla fine dell'autunno l'esercito italiano aveva subito in 2 anni di guerra complessivamente più di 571.000 morti. San Pio X muore, probabilmente per crepacuore, a causa del dolore provocato dal precipitarsi degli eventi verso la guerra il 20 agosto 1914. Il 5 settembre succede con il nome di Benedetto XV l'arcivescovo di Bologna, Giacomo della Costa, che ribadisce in vari documenti e dichiarazioni l'appello alla pace in un afflato universalista. Con la nota del 1 agosto 1917 egli definisce la guerra come inutile strage e sollecita i capi degli stati a negoziare la pace. L'orrore della guerra da parte del pontefice era certamente espressione dell'amore per l'umanità di cui la Chiesa, maestra in umanità, è stata sempre portatrice, ma conteneva anche un giudizio storico-teologico di grande rilievo. La guerra rappresentava la punizione divina dell'Europa che si era ribellata alla legge di Dio e aveva preteso di costruirsi contro Dio, contro il diritto naturale, nell'indifferenza per il diritto delle genti, in un esclusivismo nazionalista ed economicista cieco ed egoista. Spesso si parla di Dio che castiga e punisce. In realtà è l'uomo, solo le nazioni che, allontanandosi e rifiutando la legge di Dio, pongono le condizioni per la loro rovina e per la loro punizione. Terzo punto. La prima guerra mondiale come frutto della società liberale. Nel libro di storia La Grande Guerra di Mario Isnelli e Giorgio Rochat, che forse è il miglior testo sulla prima guerra mondiale, questi due autori danno a uno dei paragrafi dell'opera il titolo Apogea e crisi della società liberale. Per quanto è vero, siano stati scandagliati tutti i fattori possibili di questa guerra di carattere geopolitico, militare, economico, storico, religioso, dinastico, nessuno di tali fattori ha una caratteristica di causa sufficiente. E neanche tutti insieme. Forse fu un radicato sentimento nichilistico, prefigurato dalla blasfemia di Friedrich Nietzsche o della pittura L'urlo di Edvard Munch, oppure nel vertiginoso senso futuristico del vuoto di Tommaso Marinetti, che si trovano le cause profonde del conflitto. Ma è tutta la cultura europea adoratrice del progresso materiale indefinito e della libertà assoluta dell'uomo ad apparire contenta di affrontare la guerra, in una eccitante sfida estrema tra una vita vissuta solo per se stessi e una morte priva di senso. Si pensi al pensiero di un autore non sospetto come Thomas Mann, simbolo della più raffinata cultura liberale europea, che scrivendo al figlio nell'agosto del 1914 si rallegra per il precipitare degli eventi dicendo: non bisogna essere grati per la sorte del tutto inaspettata di poter assistere a così grandi cose. Il mio sentimento fondamentale è una enorme curiosità e lo confesso, la più profonda simpatia per questa odiata Germania, così gravida di enigmi e di destino, che se finora non ha considerato la civilizzazione, si riferiva alla civilizzazione
contrapposta alla cultura, è un tema particolare in sostanza, cioè come non ancora abbastanza avanzata nella civilizzazione democratica e liberale, che ancora, se finora non ha considerato la civilizzazione il più alto di tutti i beni, adesso comunque si accinge a infrangere il più abietto stato poliziesco del mondo. L'odio contro la Russia è una componente non trascurabile dell'animus europeo. Mann è in attesa di vedere come una Germania non ancora completamente civilizzata, nel senso della civilizzazione, potrà fare per distruggere l'autocrazia russa. L'incoscienza e l'irresponsabilità sembrano dominare l'animus delle élite europee, non solo politiche ma anche intellettuali, e soprattutto intellettuali. In questo modo esse scatenano una guerra totale senza rendersi conto dello scempio di uomini e di beni che ne seguirà. Ma forse, a ben considerare le cose, soprattutto a osservare con cura gli avvenimenti che si susseguono nel periodo intercorso tra l'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando e l'inizio delle ostilità armate, sembra quasi che i capi degli stati e degli stati maggiori militari non siano veri protagonisti. Sembra che le cose accadano a loro per l'impulso di forze preternaturali più potenti della loro volontà. Papa Benedetto XVI ha detto: gli uomini hanno scatenato un ciclo di morte e di terrore, ma non sono stati in grado di interromperlo. Per questo la Madonna Fatima, nell'apparizione del 13 luglio, quando consegna ai pastorelli il messaggio, dirà: voglio che continuiate a recitare tutti i giorni il rosario in onore della Madonna del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché soltanto lei ve la potrà meritare. Dentro questo ciclo di terrore e di morte, sono le parole di Benedetto, sono annidate le ideologie cui fa riferimento il titolo della mia relazione. La prima è il liberalismo. La dottrina sociale della Chiesa è stata profetica. Il pontefice Leone XIII, oggi non la ricorda più nessuno, la Libertas, la famosa enciclica del 1888, ne ha mostrato con acribia scientifica l'intrinseca perversità. Cito, ma due passi soltanto, ne ho una pagina nel mio scritto, ma devo essere breve. I fautori del liberalismo, i quali applicano nei costumi e nella condotta di vita i principi affermati dai naturalisti. Ora il primato della ragione umana è il caposaldo di tutto il razionalismo, il quale rifiuta l'obbedienza dovuta alla divina ed eterna ragione, si definisce artefice della propria legge e perciò considera se stesso il sommo principio, la fonte e l'unico giudice della verità. Così i seguaci del liberalismo, di cui si è detto, nella vita pratica pretendono che non vi sia alcun un divino potere a cui si debba obbedienza e che ognuno debba essere legge per se stesso. Perciò nasce quella filosofia morale che chiamano indipendente e che dietro l'apparenza di libertà tende a rimuovere la volontà dall'osservanza dei divini precetti e quindi suole concedere all'uomo infinita licenza. E cosa diventa l'infinita licenza dei singoli quando viene concessa ai capi degli stati? Diventa guerra. Il totalitarismo comunista e nazionalsocialista. Terminata la guerra non viene posto rimedio alcuno alle sue cause. Anzi, lo spirito di rancore e di vendetta si gonfia ovunque al massimo grado. In tutti i paesi, ma soprattutto in Russia, le masse che hanno portato l'imponente fardello della guerra, alcune masse, alcune parti delle masse, quelle che tornano dalla guerra, quei soldati, quelle migliaia di soldati, centinaia di migliaia di soldati sbandati, che hanno perso i loro ufficiali, hanno perso i loro compagni, trovano nel comunismo il luogo per esercitare il loro odio contro le classi superiori. Il 18 settembre 1922 Adolf Hitler, combattente smobilitato, lancia una sfida alla Germania. Non è possibile che 2 milioni di tedeschi siano caduti in vano. Noi non perdoniamo, noi chiediamo e vogliamo vendetta. Alla violenza rivoluzionaria risponde la reazione di coloro che hanno combattuto la guerra, sono tornati dal fronte e vedono negli esponenti dei partiti comunisti e socialisti il disprezzo per il loro sacrificio. Nella Russia la sovietizzazione comunista fu attuata con la più estrema e brutale violenza. Fu instaurato fin da subito da Lenin il regime del terrore. Posso esimermi da citare tutta una serie di cose perché
è stato già fatto almeno in una parte relativa alla religione. La prima pratica adottata fu quella degli ostaggi, applicata soprattutto con le famiglie degli ufficiali bianchi, i cui parenti venivano fucilati se non si consegnavano i parenti ufficiali. Il regime del terrore fu completato grazie ai campi di concentramento. Lenin considerava che il terrore di massa fosse il metodo indispensabile per consolidare la società socialista. Nel 1922 impose che nel codice penale si includesse un articolo che punisse severamente coloro che aiutano obiettivamente e o possono aiutare la borghesia mondiale. Dal punto di vista penalistico è nulla, è tutto ed è nulla un articolo di questo genere. In arcipelago Gula, Solženicyn trascrive una lettera di Lenin a un generale amico sulla necessità del terrore rivoluzionario. Inviando la bozza di un articolo aggiuntivo al codice penale, soggiunge: il tribunale non deve eliminare il terrore, prometterlo soltanto equivarrebbe a ingannarci, bensì stabilirlo e regolamentarlo per principi, con chiarezza e senza orpelli. L'articolazione deve essere la più estesa possibile. E poi le grandi operazioni di distruzione per fame e poi ancora le grandi opere di distruzione rivoluzionaria del periodo 30-34 da parte di Stalin, la terribile repressione del 35-38, e non citiamo le cifre perché porterei troppo tempo via alla giornata. Che la fine della guerra non apparisse un periodo di pace è detto dalla Vergine, i tre pastorelli, sempre nell'apparizione del 13 luglio. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio nel regno di Pio XI, ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a punire il mondo per i suoi delitti per mezzo della guerra, della fame e di persecuzione alla Chiesa e al Santo Padre. Accanto alla violenza e al terrore, la menzogna. Solženicyn ne ha parlato e trascuro di menzionare qualche passo particolarmente suggestivo di Solženicyn e anche di Alain Besançon, che ha descritto in modo pregnante il carattere della menzogna nel regime comunista. Quinto punto, la persecuzione contro la Chiesa, che è la giunta, la madre, la guerra e la fame, e poi è la persecuzione. Se non smetteranno ci sarà la persecuzione contro la Chiesa, contro il Papa. I mostri del razzismo, dell'eugenismo e del comunismo erano già ben presenti nelle viscere profonde della società liberale. L'eugenismo è di origine anglosassone, è di origine della società liberale anglosassone, e poi tedesca, ma di derivazione. Ma la grande guerra, con l'esplosione sfrenata della violenza e dell'odio, li porta a completa maturazione. Come ha profetizzato la Vergine Santissima, se non vi fossero state conversione e penitenza, sarebbe divampata una guerra peggiore. La guerra che ne scaturisce fu peggiore della precedente, per la pratica dello sterminio che ebbe ad accompagnarla. Il nazionalsocialismo e il comunismo portano direttamente a distruggere le basi sociali del cristianesimo e, se fosse possibile, il cristianesimo stesso e la Chiesa Cattolica in particolare. La Vergine aveva profetizzato a Fatima queste tremende sciagure. Alla punizione della guerra si aggiunge la persecuzione della Chiesa. Suor Lucia descrive il quadro della persecuzione nel documento scritto a Tui il 3 gennaio 1944 per comando del Vescovo di Leiria, il cui testo è stato pubblicato nell'anno 2000 sotto la denominazione Terza Parte del Segreto. Si tratta dell'ultima parte del messaggio che fino alla pubblicazione del 2000 era rimasto incompleto. L'icona è quella di un vescovo vestito di bianco che saliva insieme a vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, una montagna ripida in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezzo in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati.
Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. La grande città mezzo in rovina, come ancora più chiaramente l'assassinio del vescovo vestito di bianco, sono figure del mondo e della persecuzione alla Chiesa e al Papa nel corso del XX secolo. Ed effettivamente la diffusione del comunismo nel mondo, soprattutto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la persecuzione sistematica dei cristiani in Unione Sovietica, in Cina, in tutta una serie di paesi dominati e cancellati dal comunismo, nonché la minaccia della guerra nucleare, sono eventi che corrispondono quasi alla lettera, all'ultima parte del messaggio della Madonna lasciato in eredità a sua Lucia il 13 luglio del 1917. Ora qualche parola sull'avveramento delle profezie di Fatima. La Vergine, pur nella sua grande drammaticità, è permeato di speranza e si conclude con una grande promessa. L'ermeneutica dei messaggi dall'alto, del cielo, è sempre difficile per la difficoltà del recipiente umano di esprimerle. E allora dobbiamo ritornare brevissimamente all'ermeneutica, che in Alleanza Cattolica abbiamo per molti anni, grazie a Giovanni Cantoni e a tanti altri amici, sviluppato e approfondito. Il primo segreto consiste nel disvelamento dell'inferno. Il secondo nel disvelamento dell'inferno delle nazioni, che sono le discordie e le guerre che puniscono l'impenitenza della società. La Madonna però avverte già nel 1917 che una guerra peggiore della precedente è destinata a venire ben presto se gli uomini non smetteranno di offendere Dio. E tuttavia aggiunge: per impedire tutto questo verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati, che abbiamo un po' dimenticato. Siccome questa la possiamo fare tutti noi, rifacciamola, questa devozione dei primi sabati. Rimettiamola in onore, nell'Alleanza Cattolica non l'abbiamo mai dimenticata, ma propagandiamola come devozione sociale. E conclude: se si ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e si avrà pace. Altrimenti la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerra e persecuzione alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, Santo Padre dovrà soffrire molto. Gli eventi del secolo scorso lasciano intendere che le profezie si sono in gran parte avverate. Il testo pubblicato nell'anno 2000 sembra descrivere in dettaglio ciò che in queste parole è soltanto accennato. Il messaggio però si chiude con una proclamazione, con la proclamazione di una certezza consolante. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. Quali sono gli eventi più importanti che hanno preceduto e hanno fatto seguito immediato e poi anche un poco più successivo all'implosione, al crollo del regime comunista? Il 13 maggio 1981 fu tentato l'omicidio del Papa, si pervenne con ciò al culmine del percorso di persecuzione della Chiesa. Ma la Vergine, nell'attentato del 13 maggio, salvò miracolosamente la vita del pontefice. Vi è uno scarto tra la profezia e la realtà, ma il sangue dei martiri, come accennato nel testo del 2000, entrò misteriosamente nell'economia della provvidenza e la Madonna deviò il proiettile mortale. Da allora molte cose sono cambiate. Il Papa, nell'omelia del 13 maggio, ha detto: sono venuto qui, sono salvo per aiuto della Vergine, sono venuto, non ha detto espressamente così, ma ha detto: sono venuto a ringraziare la Divina Provvidenza in questo luogo che la Madre di Dio sembra aver scelto in modo così particolare. Misericordie Domini, quia non sumus consumti, grazie a Dio non siamo stati annientati. Riprendendo un testo della Lamentazione. Lo stesso 13 maggio 82 a Fatima e poi il 25 marzo 84 a Roma Giovanni Paolo, unito con tutti i pastori della Chiesa, questo è detto nel 1982 e nel 1984, in quel particolare vincolo mediante il quale costituiscono un corpo e un collegio, così come Cristo volle gli apostoli in unità con Pietro, pronunciò un solenne atto di affidamento e di consacrazione del mondo, degli uomini e delle nazioni al cuore immacolato di Maria.
in particolare di quegli uomini e di quelle nazioni che di questo affidamento e di questa consacrazione hanno particolarmente bisogno. L'opzione militare nucleare, che ancora nel 1984 sembrava vicina, possibile, oggi ritorna. Però dall'84 a oggi sono passati molti anni in cui questa opzione è sembrata cancellata. Il regime comunista si è disgregato senza spargimento di sangue in breve tempo. Ancora oggi gli storici si domandano come ciò sia stato possibile. Con la fine del regime comunista si è forse definitivamente concluso il ciclo di Fatima? No, assolutamente. Benedetto XVI ha messo in guardia dal pensare questo. Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Occorre allora rimeditare su questa missione alla luce degli eventi che accadono intorno a noi. Da un lato, lo dico con coraggio, da un lato la Russia si è convertita. La Vergine lo aveva annunciato. Verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato. Forse che sono tutti diventati fedeli praticanti in Russia, ma no! Ma è stato avviato un processo di conversione a partire dai vertici dello Stato. Il cristianesimo è stato rimesso al centro della vita sociale della Russia. La cosa è sconvolgente. Magnalia Dei per Maria, ma potremmo dire. Cose grandi di Dio attraverso Maria. Nel luogo storico dove l'ateismo era stato intronizzato come dottrina ufficiale e la persecuzione verso i cristiani era stata più estesa e virulenta, lì si riaprono le chiese, lì si ricostruiscono i luoghi di preghiera, lì le vocazioni, soprattutto monacali, si moltiplicano. In Occidente questi eventi vengono minimizzati, oppure guardati con la consueta logica del sospetto, oppure addirittura temuti e calunniati. Li minimizza chi non ama la manifestazione aperta della fede e della pietà, ammettendo semplicemente che la fede sia sincera soltanto quando essa stia rinchiusa all'interno del cuore. Li guarda con sospetto chiunque non sa riconoscere nella fede franca e aperta altro che un instrumentum regni, ovvero marxisticamente un oppio dei popoli. Li teme di calunnia chi predica oggi come in passato l'odio contro la Russia, perché considera questo paese un nemico sul piano geopolitico e paventa che la rinascita della fede consolidi il paese anche sul piano sociale e politico. Io credo che non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla rinascita della fede in Russia. È questa rinascita un germoglio di quella conversione di cui la Madonna ha parlato a Fatima? Non lo sappiamo con certezza, ma sarebbe temerario negarlo. Per altro verso però la profezia della Vergine che suona: il Santo Padre vi consacrerà la Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace, sembra lontanissima dall'avverarsi. Il mondo intero è in preda a convulsioni sempre più violente e incontrollabili. I focolai di guerra sono numerosi, ma ancora più numerose le guerre che vengono attualmente combattute con le armi. Gravissimi sono i fenomeni di terrorismo che hanno origine nella jihad islamica, ma ancora più inquietanti sono i fenomeni di terrorismo gratuito che non trovano spiegazione in rivendicazioni politiche o religiose. È come se una pazzia furiosa si fosse impadronita di molti uomini e donne, volta a provocare il male per il male e il danno per il danno. Sul piano economico-finanziario sembra che la stessa fragile ripresa economica successiva alla recessione decennale che trovò il suo culmine nel 2008 sia basata su altre bolle finanziarie. Ma soprattutto un segno drammatico è la progressiva erosione dell'economia per opera della finanza, che provoca la concentrazione delle ricchezze in pochissime mani, l'impoverimento di tutte le classi medie e la sordida miseria di fasce sempre più ampie di giovani e di poveri soggiogati dalle più varie dipendenze. L'usura divora la ricchezza degli stati, soffocati dai debiti e incapaci di fornire i servizi sociali che hanno dato in passato un contenuto effettivo alle costituzioni, ai veri diritti, all'alimentazione, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, alla famiglia, alla salute e alla vita si sostituiscono pseudo diritti di nuova generazione che imbellettano i desideri di vivere ciascuno a proprio libito senza regole e nel dispregio dei doveri di solidarietà verso il prossimo, soprattutto quello più fragile e vulnerabile. In un discorso tenuto il 1 maggio 1989 nella cattedrale di San Petronio, il cardinale Giacomo Biffi richiamava l'attenzione sul rischio concreto che alla fine dell'utopia comunista, eravamo nell'89, si sostituisse la dominazione anonima dei potentati finanziari.
In particolare denunciava il fenomeno dell'incidenza sempre più estesa e determinante nell'organizzazione sociale di un potere finanziario chiuso nei suoi giochi, sì che schiere di lavoratori vedono deciso il loro destino da una dominazione anonima. E concludeva: la questione sociale si è a lungo presentata come un conflitto, a volte aspro e perfino tragico, tra i lavoratori e i padroni. Oggi forse la tensione davvero rilevante è piuttosto quella che si va profilando tra il mondo del lavoro nel suo insieme, compresi i padroni, se non cedono le loro risorse ai potentati finanziari, cosa che capita non spesso purtroppo, e i potentati finanziari, che a poco diventano padroni assoluti di un'attività di cui non hanno nessuna conoscenza diretta. Quasi un'ombra si distende sul mondo già cristiano, come se il nemico cercasse di distruggere la persona umana, l'opera più preziosa della creazione, catturando però il suo consenso e utilizzando per la distruzione le sue stesse mani. Il principe del mondo cerca di sfigurare l'uomo attentando prima di tutto alla sacralità della vita e alla fonte della generazione umana, guastandolo moralmente e facendolo uno schiavo. L'obiettivo ultimo è di strappare l'uomo dal suo creatore, facendogli negare le leggi inscritte nella sua natura, per farsi venerare dagli uomini al posto di Dio. In una condizione siffatta, il messaggio della Vergine di Fatima splende di luce ancora più luminosa. In quest'ora di tenebre, la promessa del trionfo del cuore immacolato di Maria ravviva la nostra speranza anche sul piano storico e temporale. Sappiamo che le forze delle tenebre non prevarranno contro la Chiesa. Il principe di questo mondo già è stato giudicato. Giovanni 16,11. San Paolo dice nella lettera ai Romani: la notte è avanzata, il giorno è vicino. Non sappiamo come e quando il ciclo di terrore innescato dagli uomini terminerà, ma nell'attesa, seguendo l'insegnamento di Paolo, gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Rivestiamoci del Signore Gesù Cristo e non seguiamo la carne nei suoi desideri. Grazie. Andiamo avanti interpellando Don Stefano Caprio proprio su questo problema che finalmente accennava Mauro. La Russia oggi, che cosa sta succedendo in Russia? Don Stefano Caprio è la persona più adatta e più indicata a tentare di darci una risposta. È stato ordinato sacerdote nel rito bizantino slavo nell'85, ha conseguito la licenza in scienze ecclesiastiche orientali presso il Pontificio Studio Orientale, ma la cosa più importante è che nel 1989, a parte i titoli accademici e le sue pubblicazioni, ma quella cosa secondo me più importante, posso anche sbagliarmi, è il primo sacerdote cattolico straniero ad arrivare in Russia nel 1989, prima come cappellano dell'ambasciata italiana a Mosca. Poi dal novembre 91 fonda l'Istituto di Teologia per Laici San Tommaso d'Aquino di Mosca, dove ha insegnato patrologia e teologia dogmatica. Ma nel frattempo ha svolto un'attività, come si dice oggi, pastorale notevolissima, perché ha riaperto ben 4 parrocchie, l'ultima nel 93, mi pare, no, quella di Yaroslav nel maggio del 2000, nel 93 quella di Vladimir, la prima del paese, poi di Nizhny Novgorod e Ivanovo, e poi nel 2000 Yaroslav. Ma gliene incolse perché lui nell'aprile del 2000 torna a Milano per penso un breve viaggio, al rientro a Mosca il 5 aprile gli viene al controllo di frontiera, gli viene confiscato il visto viene annullato, il passaporto fermato, non servono a nulla né le proteste dell'ambasciata italiana, della Federazione Russa né del Vaticano, come a nulla è servita la più semplice richiesta di chiarimento. Rientrato quindi in Italia,
consegue poi il dottorato in scienze ecclesiastiche orientali presso il Pontificio Istituto Orientale, dove attualmente ancora insegna fin dal 2006 storia e cultura russa. È incardinato nella diocesi di Foggia Bovino, questo tanto per dirvi i suoi spostamenti, e così potete rintracciarlo se lo cercate per informazioni. È importante la conoscenza che lui ha avuto di profonda dell'animo russo e i rapporti che continua ad avere con quel mondo, ovviamente, e quindi se voi capitate, come è capitato a me, di andarla a trovare all'Istituto Orientale un giorno di passaggio, dovete beccarlo fra un incontro e l'altro, perché ha continuamente contatti con persone, parlano lingue strane, non capisci bene cosa dicono, quindi lo blocchi, insomma, un personaggio fatto così. Ci interessa tutto questo? Ci interessa sì, perché quello che diceva Mauro lo completiamo con una data. Lo scioglimento della Unione Sovietica, come ben sapete, è stato l'8 dicembre del 1991. L'8 dicembre è la festa dell'Immacolata e i tre capi di Stato che firmarono l'atto di scioglimento non credo che volessero, come dire, omaggiare l'Immacolata con quest'atto di scioglimento, però di fatto l'8 dicembre viene sciolta l'Unione Sovietica e il giorno di Natale, poi l'anno dopo o nello stesso anno la bandiera nel paese appunto che voleva instaurare il regno dell'anticristianesimo, la bandiera rossa cala dal Cremlino il giorno di Natale, il 25 dicembre dello stesso anno. Ora, come sapete, le date non possono essere delle coincidenze, ma cominciano ad essere un po' troppe. Quindi io do volentieri la parola a Don Stefano, che ci illustrerà la situazione, diciamo, attuale della Russia. Grazie, sì, ringrazio Attilio e tutti voi. Come diceva il nostro moderatore, vorrei più fare un intervento da testimone che neanche da studioso, proprio per le circostanze ricordate. Aurora, mi fa piacere che sia con me anche il diacono Antonio Santi, che ha condiviso con me quei primi anni, che eravamo veramente pochi. Il 25 dicembre del 1991, appena ricordato, ero a Mosca e vidi la caduta del comunismo russo, proprio l'ultimo atto, in un appartamento con vista sul Cremlino, in compagnia di 20 ex carcerati dissidenti religiosi. Fu un momento commovente, infatti finimmo tutti sotto il tavolo a furia di bere vodka. C'è una grande festa. Oggi si parla di rinascita religiosa. Il professor Ronco ha detto magnaglia dei. Non vorrei incorrere nelle sue scomuniche offendendo questo inno, e lo confermo. Addirittura il presidente della Russia è visto come l'unico vero leader cristiano nel mondo, parlando dei politici. E guai a negare questa cosa, che di fatto è difficile trovarne un altro, bisogna anche dirlo. È proprio vero questo, è vero sicuramente, la Chiesa russa non ha mai avuto tante chiese e tanti sacerdoti come oggi, o tanti fedeli. E quindi non solo rinata, ma è tornata ai suoi massimi splendori. E questo è un grande evento della storia, perché il comunismo russo è stato un esperimento, ormai possiamo anche parlarne così, al di là di tutte le tragedie ricordate oggi, un esperimento storico, uno stato in cui si cerca di cancellare la religione. È vero che dall'illuminismo in poi tentativi sono stati molti, infatti i russi oggi sostengono che la rivoluzione e il comunismo russo sono figli dell'illuminismo europeo, non solo di Pietro il Grande. Ma di fatto è successo e noi siamo ancora troppo vicini a questi fatti per poterne comprendere davvero il significato storico.
è stata tentata la cancellazione della religione in un popolo. Ha avuto successo? Sembrava di sì. Appunto per fare più il testimone che lo studioso, io considero una fortuna, dal mio punto di vista, della missione che ho vissuto, non tanto e non soltanto l'essere stato uno dei primissimi a entrare in Russia dopo il comunismo, ma aver potuto conoscere l'Unione Sovietica dall'interno, essere stato lì, nel paese dove si voleva cancellare la religione, perché oggi non se ne ha più neanche l'idea di che cosa fosse. E non è facile neanche comunicarla, nemmeno in Russia. Le giovani generazioni russe non sanno più che cos'era l'Unione Sovietica. E non bastano i libri di storia per spiegarlo. Non basta per capire non solo la gravità delle persecuzioni e delle tragedie, ma la dimensione umana, la studiosa diceva la dimensione antropologica, l'homo sovieticus. È difficile da spiegare, non è ovviamente questo lo scopo della mia relazione oggi, perché sembrava che ce l'avessero fatta. E questa cosa non ce la dovremmo dimenticare. Fino al 1989 sembrava che ce l'avessero fatta. Nessuno poteva prevedere il crollo dell'Unione Sovietica. Noi che studiavamo già in quegli anni queste cose, gli amici di Russia Cristiana, che ci sono tanti, non ce l'aspettavamo. Non potevamo neanche prevederlo entro un ragionevole tempo. Non ce l'aspettavamo. E questo ci fa dire, vabbè, grazie a Dio, grazie alla Madonna, è finita. Ma le cose non scompaiono così facilmente. Quel popolo era stato privato non solo della pratica religiosa, ma anche della memoria della religione. E aveva avuto una trasformazione in questo senso. Non c'era più il rapporto con la religione. Per 70 anni. Oggi celebriamo il centenario, abbiamo avuto 70 anni di ateismo e 30 anni di rinascita religiosa. Perché si può calcolare la rinascita religiosa ancora un pochino prima della fine del comunismo, nel 1987, Gorbaciov, che aveva a sua volta rilanciato la politica antireligiosa, nell'87 convocò, non il patriarca, perché il patriarca Pimen era molto malato, convocò alcuni metropoliti, tra cui l'attuale patriarca Kirill, al Cremlino per dire contava sulla Chiesa per le riforme, la sua cosiddetta perestroica. E infatti l'anno dopo, nel 1988, si fecero le grandi celebrazioni del millennio del battesimo della Russia. Grandi, tra virgolette, però erano molto significative. Ed era ancora l'Unione Sovietica di Gorbaciov nell'88. Non si prevedeva ancora il crollo del comunismo. Ora non ci interessa tanto ritornare sulla questione perché è crollato il regime comunista, che vabbè, tanti storici hanno trattato. Ci preme un po' paragonare questi due periodi, 70-30, 70 anni di ateismo, 30 anni di rinascita religiosa, alla fine della quale appunto la Chiesa ortodossa è particolarmente fiorente in Russia, anche se la Russia di oggi è tornata molto ad assomigliare all'Unione Sovietica per tanti aspetti, e questo fa riflettere. Anzitutto, 70 anni di persecuzione hanno estirpato in qualche modo la fede, ma in realtà non è così, perché se noi parliamo di rinascita religiosa della Russia dobbiamo ricordare che durante i 70 anni di ateismo
ci sono state diverse rinascite religiose, non di massa ma molto significative. La prima è proprio legata alla rivoluzione, perché la rivoluzione è stata vissuta come un progetto ideologico comunista, eccetera, eccetera, ma era anche un momento, lo ha un po' testimoniato Giovanni Codevilla parlando del Concilio, un momento di grande ansia di rinnovamento nella Chiesa e di rinnovamento nella cultura, rinnovamento nella società russa. I primi 20 anni, fino anche a un po' dopo la rivoluzione, vengono chiamati il secolo d'argento della cultura russa, un secolo di rinascita artistica, musicale, da valutare in vario modo, ma molto significativo. E perché dico questo? Questo è anche un momento di rinascita religiosa, nel senso che molti avevano fatto coincidere la rivoluzione stessa con una dimensione religiosa, anche dopo il comunismo, la guerra civile, il terrore rosso, eccetera, eccetera. C'era un'interpretazione religiosa della rivoluzione. Nei poeti, in alcuni artisti, stravolta, eccetera. Ma d'altra parte era anche un modo per dire la rivoluzione è una vittoria al contrario, una vittoria satanica, di una religione portata all'estremo, una religione che vuole iniziare un secolo nuovo, un mondo nuovo. E questo non è secondario, soprattutto per la Russia. C'è una religiosità rivoluzionaria e non si può negare che con tutto l'ateismo ufficiale il comunismo russo era una religione, con una chiesa che si chiamava Partito Comunista dell'Unione Sovietica e delle liturgie, dei congressi, delle riunioni, aveva tutto del movimento religioso, rovesciato, stravolto, ma è proprio l'estrema ideologizzazione dell'ateismo che la fa riconoscere come una forma mostruosa, quanto volete, di religiosità. Ma a parte questo discorso, che forse è un po' troppo globale, durante i 70 anni dell'Unione Sovietica sono state varie fasi, non è che c'è stata sempre solo un'unica scia di persecuzione. Abbiamo parlato del terrore rosso del 18, delle confische dei beni ecclesiastici del 22 e del 23, stiamo ancora nella parte di Lenin, e poi dal 24, cioè dalla morte di Lenin, fino più o meno al 30, cioè per alcuni anni, c'è stato un momento di relativa apertura, quello che si chiama la nuova politica economica, in cui la Russia si è un po' rilassata. Poi di nuovo il terrore non rosso, ma sempre rosso, cioè il terrore staliniano, anche quello di nuovo persecuzione religiosa. Ma nel 39, anzi nel 41, quando Hitler, rompendo il patto del 39 tra Hitler e Stalin di non invadere la Russia, di non attaccarsi, invade la Russia, l'Unione Sovietica, con la famosa operazione Barbarossa, Stalin reagisce all'inizio non sapendo che cosa fare. Una delle decisioni prese da Stalin per contrastare l'invasione nazista è la ricostruzione della Chiesa. Tira fuori quei pochi vescovi che ancora poteva dai lager, dalle carceri, fa rimettere insieme la gerarchia, riapre molte chiese, riapre addirittura dei seminari, delle facoltà teologiche, ridà libertà alla Chiesa. Perché? Perché gli serviva per sostenere, per incoraggiare lo spirito patriottico necessario a resistere all'invasione nazista. E la Chiesa, con questa funzione patriottica, in qualche modo rinasce, la Chiesa staliniana. Patriarca Tikhon, ricordato prima, nel 23 muore, dal 23 al 43
quindi per 20 anni non c'è più nessun patriarca, nel 43 Stalin nomina un nuovo patriarca, Sergi, nel 45 nominerà un altro, Alessi, i patriarchi staliniani. Restaura il patriarcato. C'è anche un motivo ideologico legato a quello che dicevo prima sul comunismo come religione, perché in Stalin possiamo dire che non c'è più proprio il comunismo, perché l'ideologia staliniana di comunista ha molto poco, ma c'è molto di religioso. Nel linguaggio politico ideologico quello è stato chiamato il culto della personalità, che se potendolo a dire in altri termini più tipici della tradizione teologico-religiosa, è la divinizzazione del potere, la divinizzazione di Stalin. La Chiesa serviva per celebrare la divinità di Stalin. Anche questa è una religione mostruosa, però che coinvolge perfino la Chiesa. Cosa succede dopo Stalin? Dopo Stalin c'è un estremo paradosso tipico della Russia, che è un paese molto contraddittorio. Da un lato c'è una grande apertura, il disgelo di Khrushchev, dall'altro c'è però una nuova persecuzione. Khrushchev perseguita la Chiesa più di Lenin e Stalin messi insieme. Chiude più chiese che può, che dice basta, non ci serve più la Chiesa. Quindi devo mostrare l'ultimo prete in televisione. Visto che era nata la televisione, Khrushchev ha questa idea. Adesso mostrerò l'ultimo prete in televisione. Facciamola finita con la religione. Persecuzione tremenda. Ma nello stesso tempo il disgelo apre a nuove realtà, che nasceranno movimenti di protesta, il cosiddetto Samizdat. Nel 1958, proprio qui a Milano, viene pubblicato all'estero un romanzo clandestino, proibito, diventato famosissimo, il dottor Zhivago di Pasternak, di Boris Pasternak, che poi conosciamo, è diventato anche un film, che è una storia del periodo della guerra tra rossi e bianchi, quindi un periodo proibito, che è anche un romanzo religioso, con delle poesie a contenuto religioso. Stamattina abbiamo celebrato la liturgia in slavo ecclesiastico. Chi conosce lo slavo ecclesiastico, sentendo Zhivago, subito capisce di chi si parla, perché è una parola in slavo ecclesiastico che si applica a Gesù Cristo. È il figlio del Dio vivente, Sin Boga Zhivago. In russo si dice Zhivova, adesso lo slavo ecclesiastico è per dire è Cristo il dottor Zhivago, nella confusione della Russia. Nuova rinascita religiosa sotto la persecuzione, quella del Samizdat, non solo di Pasternak, possiamo dire di Solženicyn e di tanti altri, eccetera, eccetera, eccetera. Non la faccio lunga su questo ricordo dei 70 anni. Quindi 70 anni di ateismo sono stati anni di religiosità stravolta e di rinascite religiose, spesso clandestine, perseguitate, ma straordinarie, che hanno ispirato anche tanti di noi, perché il dottor Zhivago è un premio Nobel, Solženicyn è un premio Nobel, Brodsky è un premio Nobel, tanti altri che sono usciti, il dissenso russo degli anni. In 30 anni invece di rinascita religiosa, oggi abbiamo una Chiesa, appunto come dicevo, molto viva, molto forte, che ha dovuto attraversare anche qui dei passaggi abbastanza convulsi, perché la rinascita è avvenuta con un'immediata, spontanea richiesta di riscoprire la religione. E questo è ciò che ho vissuto direttamente io, arrivando nel 1989, 90, 91, in quegli anni. La richiesta spontanea non aveva una direttiva specifica, perché non c'era l'idea più di cosa fosse la religione. Io ho riaperto, come è stato ricordato prima, alcune parrocchie cattoliche che
che però non avevano più nessuna memoria, non sapevano più né il Padre Nostro né l'Ave Maria. Erano cattolici di origine che si ricordavano qualche cosa della loro origine cattolica. Avevano conservato qualche cosina, qualche preghiera, soltanto alcune anziane. Un paese dove ci furono terribili persecuzioni di tutti i tipi, appunto già ricordato, Perma. Un sacerdote cattolico era stato ucciso anni e anni prima, nei primissimi anni, e non ha più visto e sentito niente nessuno, perché quei 3, 4, 5 anziani, donne più che altro, cattolici che rimanevano, avevano vissuto la loro fede andando un po' di nascosto al cimitero dove c'era la tomba di quel prete cattolico. E non sapendo cosa fare, andavano lì a pregare alla tomba e poi una alla volta si inginocchiavano e si confessavano alla tomba, sperando di avere da Dio la soluzione. Si inventavano qualche pratica minima. Non c'era più nessuna memoria reale della fede. Questo voleva dire anche una maggiore spontaneità, cioè un'apertura alla religione particolarmente libera da qualunque riferimento, che però cercava di tenersi alla larga dall'ideologia. E quindi all'inizio la Chiesa ortodossa era vista con molto sospetto, perché per tanti anni era stata la Chiesa di Stalin, di Khrushchev, di Brezhnev, una Chiesa compromessa col potere bolscevico. Questo aveva creato una situazione di mercato religioso effettivamente abbastanza sconvolgente. Soprattutto i movimenti pentecostali, protestanti, venivano abbastanza in massa. Noi preti cattolici cercavamo di districarci un po' tra una Chiesa ortodossa molto impacciata per questo suo passato sovietico, una Chiesa una religiosità anche di altro genere, del tutto spontanea. Bene, questo tipo di rinascita religiosa è durato a dir tanto 5 anni. Esagerando, possiamo usare come termini le leggi sulla libertà religiosa. Nel 1990 è stata approvata una legge liberale al massimo che è durata fino al 97. Nel 97 già è stata fatta una nuova legge che limitava la libertà religiosa. Perché? Perché nel frattempo la popolazione aveva reagito anche con una certa delusione all'eccesso di libertà politica, economica, perché la libertà religiosa aveva comportato un po' la concorrenza eccessiva delle religioni, ma questo è niente di fronte alla libertà economica, dove c'era proprio il Far West. Se c'è una cosa che non raccomando a nessuno, pur non essendo io un fautore dell'economia socialista, è di vedere il nascere del capitalismo, perché il nascere di un'economia capitalista è la giungla, è il trionfo del sopruso, dell'arbitrio e dell'oppressione. Questo almeno è quanto è successo in Russia nei primi anni 90. E in effetti c'è stata una reazione negativa che ha portato poi a un rigurgito di autoritarismo, di centralismo, di voglia di mettere tutto sotto controllo, cioè di tornare ad alcuni aspetti dell'Unione Sovietica, anche a livello religioso. E di questi 30 anni, quindi diciamo il primo decennio è stato di grande libertà, nei secondi 20 anni, che coincidono ormai praticamente con il regno di Vladimir Putin, che ha da poche settimane superato il periodo di permanenza al potere di Brezhnev e si avvia a entrare tra i primi 3 o 4 governanti della storia russa, c'è stato più una rinascita della Chiesa ortodossa intesa come Chiesa di Stato e dell'ortodossia intesa come religione di Stato. Questo comporta fenomeni di vario tipo: da un lato l'aspetto positivo, il ritorno alla religione, dall'altro l'identificare la religione con una forma di caratteristica
nazionale statale. Infatti sotto, fino al 91, per citare un minimo di statistiche, l'80% dei russi era atea, il 20% era considerato ancora religioso, 15-20%. Oggi si considera l'80% religioso, 15-20% atei. Come è avvenuto un rovesciamento così totale? Sia grazie alle conversioni, sia per sovrapposizione. Chi era ateo solo perché lo diceva il partito, oggi è ortodosso solo perché lo dice lo Stato. Spesso è così, perché alla messa di Pasqua partecipa, cioè quella più partecipata, non oltre il 3% della popolazione. E potrei citare tanti altri dati statistici. Quindi c'è una rinascita religiosa che deve fare i conti con una rinascita di una statualità che ha sostituito un'ideologia stravolta a una più tradizionale ideologia religiosa. Pensate che moltissimi soldati dell'Armata Rossa sono diventati sacerdoti perché l'esercito era stato in parte liquidato e non avevano più il lavoro. Quasi tutti gli insegnanti di ateismo, che era obbligatorio in tutti gli ordini di scuola russa, sono diventati insegnanti di religione e avevano, hanno anche qualche ragione in più rispetto ai soldati. Soldati perché sono pronti a dare la vita. Insegnanti di ateismo dicevano: noi per insegnare l'ateismo eravamo gli unici a conoscere la religione. La logica c'è. Quindi c'è una trasformazione. È una chiesa ortodossa post-sovietica che incarna anche un po' dello spirito dell'Unione Sovietica. Ma lo dico senza voglia di polemica, perché l'esempio più tipico è proprio il presidente Putin, che è veramente un convertito. Lo posso dire proprio per testimonianza personale, per averlo visto, aver assistito a questa conversione quasi, non dico da vicino, perché Putin è rientrato in Russia alla fine del comunismo forzatamente, era capo dell'ufficio del KGB in Germania a Dresda, dovette rientrare anche lui nel 91, a differenza appunto dei tanti soldati rimasti senza lavoro, che pensate che erano 600.000 soldati dell'Armata Rossa che di punto in bianco nel dicembre del 91 sono tornati in Russia senza avere né casa né lavoro. Anche per questo molti sono dei sacerdoti. E invece Putin diventò professore universitario e continuò a fare la sua carriera politica, eccetera. Ma quello che rappresenta Putin è la delusione del crollo dell'Unione Sovietica. Questo è ciò che accomuna coloro che sostengono il presidente Putin, che sono l'80% della popolazione, perché c'è una coincidenza tra gli ortodossi, quelli che si dichiarano ortodossi, e quelli che sostengono Putin. E hanno tutti una cosa in comune: soffrono per il crollo dell'URSS. Era il nostro un grande paese, era un paese dove la gente rispettava i principi morali. Era un paese onesto, era un paese tranquillo, era un paese dove tutti ci aiutavamo. Sto dicendo le cose che sento, che ho sentito dai russi, soprattutto dagli anziani, dagli uomini, dalle donne, dai 50 anni in su. Quindi in Putin c'è stata la voglia di ritrovare quelle dimensioni di quel paese che per loro era il paradiso. E noi lo chiamavamo l'impero del male, ma loro chiamavano il nostro l'impero del male, no? Perché c'era un gioco di specchi. Non era un paradiso come non lo è neanche l'Occidente. Vogliono ritrovare quelle dimensioni. Ora Putin ha visto nella tradizione ortodossa il modo per ritrovare anche i valori dell'Unione Sovietica, ed è questo che lui continua a sostenere, che l'ortodossia è l'unica vera formula che tiene insieme tutte le dimensioni della storia russa. Per il vero non se l'è inventata Putin, gliel'hanno suggerita,
uno dei suoi grandi suggeritori è il patriarca Kirill, che finora è stato il suggeritore ideologico e religioso, spirituale di Putin, anche se lui ha anche un altro vescovo che è il suo padre spirituale, sarebbe lungo parlare. E qui concludo dicendo due cose. Uno è questo, che più che di rinascita religiosa della Russia, dobbiamo parlare di rinascita della Russia. La Russia è un paese che ha bisogno continuamente di rinascere da forme di sparizione, di distruzione, antiche, moderne, il gioco tartaro, poi il crollo dell'impero di Costantinopoli, la terza Roma, cioè tutta una serie, la guerra di Napoleone, i torbidi con l'invasione dei polacchi. La Russia è un paese così, che sta un po' all'estremo dell'Europa, tra Oriente e Occidente, tra Europa e Asia, e ne interpreta a volte appunto i momenti di crisi, per poi rinascere, per rilanciare. E quindi è vero che oggi la Russia di Putin ci fa un po' da modello come paese cristiano di rinascita religiosa, perché è un po' il prodotto anche delle nostre colpe, delle nostre contraddizioni. E questo sarebbe un discorso lungo, la rinascita della Russia. Dobbiamo capire che cos'è la Russia, oltre alla sua religiosità. L'altro punto, l'altra mia conclusione, è proprio la questione della religiosità. Perché se c'è la rinascita religiosa della Russia, del paese dove sarà stata cancellata la religione, vuol dire che la religione dovrebbe rinascere in tutto il mondo. Scusate, il paese è enorme, la Russia è un sesto delle terre emerse, quindi tocca... Allora, come territorio, la parte europea della Russia è più grande del resto dell'Europa, quasi. La parte asiatica della Russia è grande come il resto dell'Asia. Quindi non può non influire. Ora, se in quel paese è stato dimostrato che la religione alla fine non si può cancellare, se anche tu la cancelli poi rinasce, tutto il mondo dovrebbe riscoprire la religione. È così? Non è così? Più che dare io la risposta, lascio a voi questa domanda. Suggerisco un aspetto. Questa religiosità russa, ma anche direi mondiale, del terzo millennio, ha una caratteristica. Proprio dovuta a questo periodo post, noi siamo post modernisti, post secolaristi, post comunisti, no? Abbiamo l'ansia di dire 2.0, 3.0, 4.0, start up, start qui, start là. Che cosa nasce oggi di nuovo? Non lo sappiamo. È finito con la modernità, è finita l'illusione progressista che diceva il progresso porta verso una società perfetta. È sicuro, quella società perfetta è finita. Ma quale futuro? Non lo sappiamo. E allora non conoscere il futuro ci porta a temere una fine, la fine del mondo. Quello che voglio dire è che siamo in un periodo di religiosità apocalittica, legata alla questione della fine, delle catastrofi naturali, della crisi migratoria, della fine dell'Europa cristiana, chi più ne ha più ne metta. La Russia è un aspetto, perché la Russia è per sua natura apocalittica, perché è nata alla fine dell'anno 1000 e ha sempre avuto una spinta apocalittica. Quando è crollato il comunismo è stato detto che eravamo alla fine della storia, ma adesso che è finito il periodo del post-comunismo, della globalizzazione post-comunista, dovremmo dire che siamo alla fine della storia. Solo che fine, ma non inizia mai niente. La forma apocalittica religiosa si traduce in politica in quello che oggi viene chiamato populismo. Il populismo è una parola tra l'altro nata in Russia, quando prima della rivoluzione, negli anni 60-70 dell'Ottocento, si diceva che bisogna andare al popolo. Il più grande populista della storia fu il conte Lev Tolstoi, l'autore di Guerra e Pace, che andava tra i suoi contadini per ritrovare lo spirito del popolo. Il populismo è ritrovare un inizio. Cosa dicono tutti i populisti? Buttiamo a mare tutti i vecchi perché adesso bisogna iniziare tutto da capo. Apocalisse. Allora forse siamo di fronte al pericolo di una rivoluzione di nuovo,
un po' come quella di 100 anni fa. Ma questa religiosità, apocalittico populista, ha bisogno di grandi leader, carismatici. Non è un caso che oggi il cristianesimo nel mondo, su 1 miliardo di cristiani, quelli che fanno proseliti, che hanno successo al di là della Russia, sono gli evangelici pentecostali, quelli che scaldano l'animo, che infuocano la gente magari con nuove modalità di rivolgersi l'uno all'altro. Fino in questa parrocchia gloriosa del Rosetto hanno iniziato la catechesi delle 10 parole, dei 10 comandamenti, che io conosco bene perché è molto diffusa a Roma, che è la catechesi rock. Arriva il prete e dice: ecco ragazzi, oggi il Vangelo ci dice, e tutto è fantastica. Tanto è vero che qui, alla prima, mi diceva padre Marco, al primo incontro dei 10 comandamenti, ci sono 200 ragazzi. Un fascino enorme. È una forma di carismatismo. Almeno i movimenti carismatici, i movimenti degli anni 60-70 in Italia, dai Focolarini, a Comunione Liberazione, gli altri avevano dei leader che interpretavano delle idee. Oggi ci sono solo i leader, non c'è più bisogno delle idee. Anzi, meno idee hanno questi leader, meglio è. E non voglio fare nomi e cognomi. Allora, questa è la religiosità del secolo che abbiamo iniziato. Questa è un'eredità che ci lascia anche la Russia. Forse capire come avviene in Russia, senza né esaltare né criticare in modo sbagliato, ci aiuterà a capire dove stiamo andando noi. Lascia una serie di problemi su cui riflettere piuttosto che darci delle soluzioni, ma credo che sia il metodo migliore per cercare di capire che cosa sta succedendo e quindi come comportarsi. Lascio il palco qui al nostro reggente nazionale Marco Imbervizzi, che ci darà delle parole conclusive. Bene, grazie. Beh, grazie intanto a tutti voi che siete qua così numerosi per questa giornata, per questo convegno, e vi ringrazio veramente, perché devo dire che è un bel vedere da qua. Riempie il cuore di speranza ed è il tema dei tanti che avrei dovuto affrontare, ma che poi leggerete su Cristianità, perché vi abbiamo promesso che avremmo chiuso alle 5, vi porterò via soltanto qualche minuto in più. Vorrei soltanto parlarvi di questo tema, che era un po' quello con il quale avrei voluto concludere questo mio intervento e anche questo convegno, perché lo ha già messo in luce Mauro Ronco. La Madonna ci ha lasciato un messaggio di speranza, e questo, di questo noi dobbiamo essere convinti. Allora io vi rileggo riassuntivamente il cuore del messaggio, perché poi la cosa importante è che noi andiamo a casa convinti di avere fatto memoria questa cosa così importante di cui ci ha parlato Don Stefano, delle parole della Madonna più che delle nostre. Le nostre servono nella misura in cui diventano un taxi per veicolare quello che ha detto la Madonna. Allora, la Madonna ha detto questo, riporto le parole di Suor Lucia, che sono già state riprese un po' qui o un po' là, ma complessivamente il cuore del messaggio è questo: avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Primo punto, cioè non avere paura di parlare dell'inferno. L'inferno esiste, non dobbiamo diventare dei maniaci dell'inferno, come purtroppo è accaduto come reazione contraria a quel periodo in cui non se ne parlava più, ma l'inferno c'è, è una possibilità. Dio non vuole mandare nessuno all'inferno, sono gli uomini che ci vanno perché decidono di andarci. Però noi dobbiamo tenerlo presente che esiste e ricordarlo. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato.
non è una devozione che può essere messa in soffitta, come si è cercato di fare. La pratica dei primi cinque sabati del mese è una cosa lodevole che non è mai penetrata nella Chiesa, purtroppo, con la stessa intensità, basta che facciate un'esperienza nella vostra parrocchia, con cui è penetrata quella dei primi nove venerdì del mese, che si riferivano al 1600, a quando il Signore, il Sacro Cuore, apparve a Peremoniale e chiese a Santa Margherita Maria che la Francia venisse consacrata al suo cuore per salvarla dalla rivoluzione. Non avvenne, vi ricordate? Il re di Francia forse non venne neanche avvisato della richiesta della Madonna e il risultato fu che Luigi XVI fece l'atto di consacrazione che avrebbe dovuto fare il re Sole, lo fece nella Torre del Tempio quando era prigioniero, ma ormai era troppo tardi. Questo invece è avvenuto, ma poi ci arriviamo, grazie a Fatima. Se faranno quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. Due cose, la salvezza e la pace, che non sono la stessa cosa, perché la pace è anche la pace in un tempo storico dal punto di vista politico-sociale, come vedremo, ma è anche la pace in un tempo storico dal punto di vista della propria esperienza di vita. Quindi la Madonna ci promette la salvezza, ma ci promette anche la pace qui, se si fanno certe cose. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Perché il pontificato di Pio XI? Chi ha voluto infangare Fatima ha detto: ma come, non è scoppiata durante il pontificato di Pio XI? Ma giustamente la Suor Lucia, che non credo abbia studiato geopolitica, ha detto: guardate che la seconda guerra mondiale comincia con l'annessione dell'Austria. Perché l'annessione dell'Austria è il primo gesto di quella esaltazione nazionalistica che porterà allo scoppio poco un anno dopo della Seconda Guerra Mondiale. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini. È avvenuto questo segno. Il 25 gennaio del 1938 c'è stata un'aurora boreale, ne hanno parlato tutti i giornali. I nostri giornalisti, che sono così bravi nel fare scoop, eccetera, avrebbero a gratis uno scoop da fare se il prossimo 25 gennaio, anzi avrebbero dovuto farlo precedente, 100 anni dopo la famosa aurora boreale, di cui i giornali allora parlarono, noi non ne abbiamo parlato, avremmo potuto farci un film, uno spettacolo teatrale, eccetera, perché si presta, soprattutto oggi che ci sono gli effetti speciali, immaginatevi come sarebbe bello mostrare questo oggi al mondo. È il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini per mezzo della guerra, della fame. Fame, cioè la guerra, la fame, le persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, che è stata fatta. State attenti a quelli che vi dicono che non è avvenuta veramente. È stata fatta il 25 marzo del 1984, in comunione con tutti i vescovi. Io ero in San Celso, il cardinale Carlo Maria Martini fece l'atto di consacrazione davanti a me, perché ero lì, ma in mezzo a centinaia di altri, in comunione con Giovanni Paolo II, che nello stesso momento lo stava facendo a Roma. E diffidate di tutti quelli che vogliono saperne sempre una di più degli altri. No, ma però non è avvenuta veramente perché non ha nominato la Russia. Invece di nominare la Russia, Giovanni Paolo II chinò il capo e disse: e quei popoli che hanno particolare bisogno del tuo intervento, ricordati di quei popoli che hanno particolare bisogno del tuo intervento. Forse questo qualcuno che oggi si lamenta preferiva che scoppiasse la terza guerra mondiale, perché sapete che nel 1984 la possibilità concreta che scoppiasse un terzo conflitto mondiale era molto reale. E comunque Suor Lucia disse, dopo che si era lamentata di tutti i precedenti che non avevano consacrato la Russia secondo la richiesta della Madonna, dice: questa volta la richiesta è stata accolta in cielo. E credo che
sia una delle persone più autorizzate per accreditare o no un atto di consacrazione. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Riflettiamo su quello che ci ha detto Don Stefano. Certamente la conversione della Russia è cominciata. Dire che sia arrivata con il 3% mi sembra un'esagerazione, con il 3% che va messa il giorno di Pasqua. Ma dire anche che non è successo niente sarebbe una follia. Ecco perché io non capisco questo conflitto, che ogni volta che si parla di Putin o della Russia a tavola succede sempre, che sembra che domani c'è il derby, no? È la stessa cosa, no? Si creano subito due fronti contrapposti di persone che normalmente non sanno niente né della Russia né di Putin, però hanno preso posizione pro o contro. Ma cominciamo a capire che cosa sta succedendo, a vedere attraverso dei dati e una riflessione autentica che cosa sta succedendo, perché qualcosa sta succedendo. Se qualcuno dice che qualcosa non sta succedendo, dice una bugia. Se qualcun altro volesse dire che quello che sta succedendo è soltanto roba buona, io credo che sarebbe altrettanto sbagliato. Ma cerchiamo di capire, questi convegni li facciamo anche, grazie a Dio, abbiamo delle persone che ci aiutano ad approfondire, abbiamo avuto la possibilità di entrare un po' più dentro uno dei misteri che certamente incombe sul nostro tempo. Se no spargerà i suoi errori, li ha sparsi, ma poi i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, molti paesi saranno distrutti. Poi improvvisamente, quasi cambiando registro, dice: finalmente il mio cuore immacolato trionferà. E ripetiamolo perché fa bene alla salute: finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà. Attenzione, anche le parole hanno un senso: che si convertirà, e noi dobbiamo spingere affinché questo avvenga. Non so se avverrà come ci ha detto Don Stefano nell'omelia, che c'è una liturgia veramente divina, magari un po' lunga direi da occidentale, ma certamente divina. Però se avverrà come ha detto Suor Lucia, con il cristianesimo diciamo che guarda a Roma e la liturgia che guarda a Bisanzio, certamente potrebbe essere una strada. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace. Questo è quello di cui volevo parlarvi. Sarà concesso al mondo un periodo di pace. Non è la fine, cioè non è la salvezza, non è l'eternità. È quello che noi abbiamo sempre chiamato il regno di Maria. Cioè il regno, il tempo, un tempo storico, che non sappiamo quanto durerà né quando comincerà, in cui le nazioni riconosceranno la regalità di Cristo certamente, ma attraverso il segno, il dito, la presenza della Madonna. Questa è la grande promessa di Fatima. Come? Non lo so. Quando? Non lo so. E se qualcuno ve lo dice, diffidate, perché quando nelle profezie si cominciano a dare i numeri vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Che cosa deve avvenire prima? Mi allaccio a una frase che vi leggo di Papa Benedetto XVI. La disse in aereo mentre stava andando a Fatima nel decimo anniversario della beatificazione di Giacinto e Francesca, Francesco e Giacinta, e della rivelazione della terza parte del segreto. Disse: quanto alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio, ne ha già parlato Mauro, ma ribadisco, cioè Benedetto XVI ha detto: Fatima ci serve per interpretare il Novecento, quindi è una lettura di teologia della storia. Ma Fatima, come ha ricordato Mauro e come ricordo riportando le parole del Papa, si sbaglia di grosso
chi pensasse che le apparizioni, il mistero, la profezia di Fatima fosse finita. Non è finita. Ci aiuta anche a capire che cosa sta succedendo, tanto più che le persecuzioni continuano, non sono finite con la fine del comunismo. Quindi da dove vengono? E allora Papa Benedetto dice una cosa importante, che forse pochi sottolineano come meriterebbe. Quanto alle novità che oggi possiamo scoprire in questo messaggio, vi è anche il fatto che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall'interno della Chiesa, dal peccato che esiste nella Chiesa. Non dice quale sia questo peccato, certamente avrà in mente la sporcizia di cui parlò durante l'ultima Via Crucis con il Papa, suo predecessore, San Giovanni Paolo II, che stava per morire. Parlò esplicitamente di questa sporcizia. C'è anche certamente un peccato che nasce dalle idee, c'è un peccato ideologico, c'è il peccato del modernismo che si ripresenta. Non so, non è obbligatorio credere alle apparizioni di Fatima che la Chiesa ha riconosciuto come soprannaturali, perché come sapete non aggiungono nulla alla rivelazione pubblica. Le rivelazioni sono una forma di direzione spirituale del soprannaturale di Dio nei confronti dei popoli, per aiutarli a districarsi nei problemi che hanno di fronte nel tempo storico. Ma non è obbligatorio credere. Tanto più non è obbligatorio credere all'apparizione di Medjugorje, ma per chi ci credesse, la Madonna negli ultimi 12 mesi ha parlato due volte del modernismo che ritorna nella Chiesa. Una cosa che sembra, però è così, modernismo, ha detto proprio. Quindi certamente c'è un peccato ideologico, ma non c'è soltanto un peccato ideologico contro la Chiesa, nella Chiesa contro il Papa. Attacchi al Papa e attacchi alla Chiesa. Anche questo si è sempre saputo, continua Benedetto XVI. Ma oggi lo vediamo in modo realmente terrificante, realmente terrificante, che la più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa, e che la Chiesa quindi ha profondo bisogno di reimparare la penitenza, di accettare la purificazione, che non è, che sapete meglio di me, che non è mai a gratis, come si dice in dialetto ambrosiano, di accettare la purificazione, di imparare da una parte il perdono, ma anche la necessità della giustizia. Sono parole che lascio alla vostra riflessione, alla vostra meditazione. Sono strettamente collegate a Fatima. Nel testo che ho preparato poi troverete delle indicazioni per come parlare di Fatima anche nel mondo cattolico. Ho messo due citazioni, solo due, del più grande teologo mariano recentemente scomparso, Stefano De Fiores, Monfortano, che dice: quando parlate di Fatima non potete non parlare di politica, perché è strettamente collegata al messaggio. È una bugia che viene da tutti quelli che parlano di Fatima come se fosse una cosa spiritualistica, un po' sospesa nell'aria, devozionale e basta. Ma come si fa a parlare di Fatima senza fare riferimento, come abbiamo fatto noi oggi, alla Russia, al comunismo, al Novecento, al liberalismo, al nazionalismo, alla tragedia della Grande Guerra, quando la devastazione del nazionalismo fece esplodere quello che esplose, e della Seconda Guerra Mondiale, 60 milioni di morti, e noi vogliamo ridurre Fatima dentro a una devozione? È il modo per abbandonarla. Tant'è vero che dice sempre Stefano De Fiores, il più grande studioso di Mariologia del nostro tempo, dice: Fatima è stata riconosciuta dai popoli, anzitutto dal popolo portoghese, ma poi anche dagli altri, è stata riconosciuta dai papi,
tutti i papi fino a Francesco nel maggio scorso sono andati a Fatima. Con grande ritardo l'hanno riconosciuta i teologi, che fino all'attentato di Giovanni Paolo II e fino al 2000, quando venne rivelata la terza parte del segreto, non trovate, lo dice lui, non trovate, io non li conosco, non li ho letti, non trovate un trattato di mariologia che tratti in maniera adeguata le apparizioni di Fatima. E allora io insisto su questo punto perché è preliminare a quell'altro. Se vogliamo che il messaggio di speranza che viene da Fatima si realizzi, certamente dobbiamo pregare, dobbiamo fare penitenza, dobbiamo capire che il messaggio di speranza non si rivolge soltanto alla nostra fede personale. Benedetto XVI ha detto che il più grande peccato del tempo moderno del cristianesimo è avere ridotto la fede, questo nella Spe Salvi, a una prospettiva individualistica. Il cristianesimo non può essere ridotto a individualismo. Il cristianesimo non ci si salva da soli, sostanzialmente vuole dire. E non ci si salva senza sforzarsi di preparare un tempo storico, cioè una società, un insieme di nazioni dove sia più facile diventare santi e quindi salvare la propria anima nell'eternità. Ma dobbiamo anche, se vogliamo raggiungere questo obiettivo, tenere presente queste parole di Benedetto XVI, che forse ci aiutano anche a capire molto di quello che il Santo Padre Francesco sta cercando di fare. Ci aiutano a capire che lì, nella sporcizia che c'è, nel peccato che c'è dentro la Chiesa, che non è solo un peccato ideologico, non è solo il modernismo, ma è anche un tradimento nella pratica. Quello mi viene in mente, pensando al comunismo, al materialismo dialettico e al materialismo pratico. C'è un modernismo teologico, un modernismo teorico, un modernismo sociale, ma c'è anche un modernismo pratico che si manifesta nel far propria la cultura, il peccato del mondo e nel metterlo in circolazione all'interno della Chiesa. Allora, se noi faremo questo, e noi come Alleanza Cattolica cerchiamo di farlo con tutta l'umiltà, le debolezze, le mancanze di cui purtroppo siamo capaci, ma cerchiamo di farlo lo stesso, perché questa è la nostra vocazione, perché Fatima ci ricorda e ci riporta all'inizio della nostra storia, quando andavamo in giro negli anni 70 a diffondere un libretto sulle apparizioni della Madonna di Fatima. Eravamo in un periodo molto difficile della vita della Chiesa e del mondo, ma anche della Chiesa, e ci guardavano male perché ci dicevano: ah, ma quella è la Madonna dell'anticomunismo. Sì, quella è la Madonna che ha annunciato il male che il comunismo avrebbe fatto, ma ha annunciato anche che dal comunismo si sarebbe usciti, perché in fondo, infine, il mio cuore immacolato trionferà. Grazie.